Ciao a tutti, bentornati su Spazio Indaco, anzi bentornati nella savana di Spazio Indaco, perché mi sa che l'effetto jungle questa volta mi è un po' sfuggito di mano. Benvenuti all'oroscopo in chiave evolutiva di aprile 2024 e benvenuti al mese in cui ci sarà la luna nuova in Ariete con eclissi dell'8 aprile, con tanto di eclissi solare totale, la cui parte, diciamo, il cui clou durerà circa 4 minuti, quindi insomma una parte anche abbastanza intensa, non sarà visibile in Italia, riguarderà il Messico, l'America centrale, credo l'America settentrionale e quindi di conseguenza il Canada. E abbiamo la guest star questa volta e questo significa, se nulla è per caso, significa che se il caso non esiste, che è da quelle parti del mondo che verrà percepita maggiormente questa luna nuova con eclissi totale di sole nel segno dell'Ariete, che tra l'altro è congiunta a Venere, per fortuna, perché edulcora, spegne la potenza e anche la reattività e anche le turbulenze di Marte in segno di fuoco, che insomma è un po' guerrafondaio, e sarà la luna nuova sarà congiunta a Mercurio retrogrado e al nodo lunare nord, quindi ai nodi in Ariete e retrogradazione. Questa è l'aspetto, diciamo, l'evento astrologico più interessante, diciamo più potente, più interessante. Noi siamo nel corridoio energetico, diciamo l'oroscopo di aprile è quello che entra nel corridoio, caratterizzato dal corridoio energetico della luna piena, che va dal 25 marzo, della luna piena in bilancia del 25 marzo e che termina con la luna piena in Scorpione del 23 aprile. All'interno ci sarà questa luna nuova, un po' precipitosa, che appunto non dico che faccia precipitare gli eventi, ma smuoverà un po' le acque, insomma, di queste situazioni di stasi. E c'è un altro fenomeno: la Venere entra in Ariete il 6 aprile, quindi poi velocemente si congiungerà a Mercurio retrogrado, e Marte sarà nel segno del segno dei pesci tutto il mese, quindi poi cambierà ed entrerà nel segno dell'Ariete in maggio. E tutto questo che cosa significa? Dimenticavo di dire che Marte nell'ultima settimana, a partire dal 20, nell'ultima settimana di aprile, si congiungerà a Nettuno, quindi sarà nel segno dei pesci. Questo non avviene nel segno dell'Ariete, ma sembra come se gli animi, gli ideali, la connessione fra le persone si solidifichi, si unisca, si intensifichi per, non lo so, per reagire a qualcosa, per unirsi contro qualcosa, magari per infervorarsi, o perché qualcosa che nella società, ma anche nel web, che poi insomma alla fine costituisce gran parte delle nostre giornate, delle nostre vite, siamo sempre interconnessi e quindi gran parte della nostra vita si svolge lì, qualcosa che già macerava, no? Che era che si stava creando in sordina, potrebbe venire a galla e manifestarsi. Le opzioni possono essere diverse, ci sono stata a riflettere un po'. La prima cosa da dire è che, essendo nel corridoio energetico che va dal segno della bilancia, dalla luna piena in bilancia alla luna piena in scorpione, è chiaro che in questo mese, anche sollecitati dalla luna nuova in Ariete e dai pianeti, ci sarà uno stellium in Ariete all'interno del mese, nel corso del mese, è chiaro che la polarità bilancia-Ariete la farà da padrone. Insomma, a livello mondiale, inevitabilmente vengono interessate la Russia e l'Unione Sovietica, quindi anche la figura di Putin. Con l'eclissi che si vede proprio in quella parte, quindi se il caso non esiste, ci dà da pensare che eclissi e luna nuova in Ariete, in America,
come dire, creino delle circostanze, dei presupposti per cui la situazione non dico che possa, come dire, ribaltarsi, perché in questo momento l'America cerca di essere pacifica, ma possono accadere delle cose, si può riscrivere un attimino l'equilibrio e la storia, tra virgolette, di questa situazione, no? Di questo equilibrio precario che queste due grandi potenze stanno mantenendo ufficialmente, insomma, da un paio di anni. Perché? Perché la luna nuova in Ariete, con l'eclissi totale che ripetiamo, se sarà visibile in quella parte del mondo, perché scaricherà la sua influenza molto probabilmente proprio in quella fascia, in quella latitudine. A me vengono in mente le presidenziali, ma non è detto che in altri paesi come l'Unione, no, Sovietica non c'è più, nella Russia o qualche altro stato, insomma, che ha un peso specifico, e in questo momento, insomma, mi viene in mente, che ne so, Israele, Gaza, insomma, qualche altro protagonista eccellente possa avere dei cambiamenti che poi andranno a riflettersi. Quindi il panorama internazionale è sicuramente caldo. Un'altra cosa che, a prescindere da queste tensioni a rischio veramente conflitto nucleare, al di là di queste tensioni, Mercurio retrogrado in Ariete, sui nodi, con una luna nuova, con un'eclissi, comunque per tutti noi, sia a livello mondiale, sia a livello individuale, locale, di piccole comunità, quindi proprio a scala, nella scala, come la matrioska, in tutte le realtà, no? In tutte le dimensioni, in questo mese si creano i presupposti, quindi si creano le basi, emergono le condizioni per fare un bilancio di questi 20 anni e per concludere questo 2024, perché come ho accennato qualche video fa, non ricordo neanche quale, nella prima settimana di gennaio 2025 ci sarà la conclusione del periodo dei nodi, perché il nodo nord in Ariete entrerà in gennaio 2020, lascerà il segno il nodo nord lascerà il segno dell'Ariete nei primi giorni di gennaio 2025 ed entrerà nel 29° grado dei pesci. Questo significa che il giorno in cui il nodo entrerà nel segno dei pesci si sarà concluso il ventennio, l'ultimo ciclo, dei nodi lunari. Quindi adesso siamo ancora nei nodi, perché ho letto da qualche parte, me l'avete anche scritto, ma quindi quando il nodo è uscito dal toro ed è entrato nell'ariete abbiamo iniziato un'altra fase? No, il nodo deve attraversare tutto il segno dell'ariete e entrare nell'ultimo grado dei pesci, perché i nodi lunari camminano a ritroso, e lì potremmo dire che dal 2006 ad oggi, che il ciclo lunare è iniziato dal 2006, che è iniziato nel 2006 e che si conclude a gennaio, sarà effettivamente concluso. Per chi non avesse visto i video dei mesi scorsi nei quali facevo questo accenno e spiegavo la questione dei nodi lunari, sono andata a riguardare le date esatte. L'11 gennaio del 2025, quindi insomma ci manca un po', si concluderà un ciclo di nodi lunari, l'ultimo ciclo di nodi lunari che adesso è ancora in corso, e che questo mese avrà, come dire, un contributo astrologico per definirne la parte finale. Si conclude, quindi dicevamo, l'11 gennaio del 2025, si conclude un ciclo di nodi lunari che era iniziato il 22 giugno 2026, quindi 19 anni. Questo mese sul nodo lunare, allora, i nodi, nell'anno in cui ci sono i nodi in Ariete, è chiaro che si gettano gli inizi, si gettano i presupposti, c'è l'energia degli inizi, e quindi
si inaugura un nuovo percorso di vita, di orizzonti, di relazioni, lavorativo, di crescita interiore, familiare, culturale, psicologico, insomma, legato alla genitorialità, all'amore, alle dinamiche, insomma, a qualsiasi cosa, al karma familiare, ragazzi, ma state scherzando, al karma locale che poi, insomma, alla fine, le radici determinano tutto. Quindi, ci sono questi cicli lunari nel segno dell'ariete. È chiaro che quando il nodo ritorna in ariete, è come se facesse un recap di quello che più o meno si è verificato, si è compiuto tra la seconda giugno 2006 e i primi mesi del 2007. Quindi adesso, in questo mese, in questo anno, nel 2024 e in questo mese principalmente, si farà una sorta di recap di tutto quello che è avvenuto principalmente dal 2006, da giugno 2006 ad oggi. Si potrebbero riverificare quelle dinamiche, delle dinamiche simili. Ricordate che ritorna quello che non abbiamo elaborato, che non abbiamo ben compreso e che se torna, vuol dire che l'universo ci offre l'opportunità di guardare le cose da un altro punto di vista e quindi di dargli un altro sapore e un altro significato. Quindi in questo mese, con Mercurio retrogrado, ci sarà la possibilità di riscrivere un finale, di trarre conclusioni diverse, di conoscere nuove parti di noi, di comprendere dei comportamenti che all'epoca non sono stati compresi e anche di risolvere delle beghe e anche di recuperare delle persone, delle situazioni, dei luoghi, delle case, degli immobili, dei soldi che all'epoca, insomma, ci hanno creato come dire, delle tensioni, perché all'epoca, se non erro, c'era il nodo nord, si scontrò con Saturno, no, era il Leone, quindi ci fu un trigono, ma quello era un periodone, ragazzi. Saturno era opposto a Nettuno, non so se vi ricordate il biennio 2006-2007, insomma. Sono stati anni di grandissime tensioni. Quindi, in questo mese possiamo riscrivere sia a livello mondiale, sia a livello personale, individuale, locale, si può riscrivere la storia. È chiaro che essendoci Mercurio retrogrado ritornano le cose del passato proprio per essere riviste, ricomprese, ricordate. Guardate con un nuovo punto di vista, riprese in considerazione se magari avevamo chiuso la porta a qualche situazione. È ovvio che almeno fino, allora Mercurio sarà retrogrado dal 2 aprile, ma almeno fino all'8, siccome si dice sempre che con Mercurio retrogrado non si dovrebbero prendere decisioni per il futuro, ma è un momento di recap, di riscrittura del passato, quindi dovremmo guardare, no? Dovremmo occuparci di rivedere il passato. Di solito si sconsiglia di prendere delle iniziative in quel lasso di tempo. Cosa devo dirvi? Cioè, cosa posso dirvi? Ho letto tutto quello che posso dirvi che ho letto tutti i messaggi che mi avete scritto su Mercurio retrogrado. Vi faccio una risposta generale perché non so se ci sarà il tempo di fare un video nel frattempo. Non si può intervenire su tutto, quindi chi proprio con l'acqua alla gola deve partire, deve andare, deve firmare un contratto, se sente che quella cosa va bene, cioè se sente che a livello razionale è un'esperienza che comunque può fare, c'è solo questo Mercurio retrogrado che va a compromettere questa firma, ragazzi, andate. Cioè se ci sono delle occasioni importanti, non si possono perdere per il Mercurio retrogrado. Per il semplice motivo che ci sono dei Mercurio retrogradi come quelli dell'autunno dell'anno scorso, in cui veramente vi ho consigliato di fingervi morti, l'avrei dovuto fare anch'io. Invece, insomma, ci sono state, era un periodo veramente di obnubilamento, veramente di
di fraintendimenti, di malintesi e quindi chi si è dovuto muovere per forza, alzi la mano, chi ci si è trovato, poi è dovuto tornare indietro per risistemare tutto. Questo Mercurio non ha delle tragiche, drammatiche opposizioni, ok? Quindi non si dovrebbero prendere delle sviste clamorose, motivo per cui chi ha delle occasioni interessanti e importanti le prenda assolutamente, anche perché, come vi dicevo, non si può con un Mercurio retrogrado risolvere tutta la nostra storia, tutto il nostro karma familiare, mettere le toppe a tutte le cose. Quindi è chiaro che ci sono delle cose, delle situazioni che dobbiamo rivivere, delle firme che dobbiamo mettere perché ci vincolano e ci legano a delle situazioni, a delle dinamiche che dobbiamo ripetere per l'ennesima volta per comprenderle, questa volta magari con un'altra, no? Con altri transiti, quindi con un'altra lucidità, con un'altra energia, con un'altra maturità e ripeto, soprattutto non dovrebbero esserci quelle sviste clamorose, proprio quegli inganni degli anni passati. Certo è che essendoci un periodo molto intenso e con una concentrazione molto alta di pianeti in Ariete, il consiglio è di non cedere all'impulsività e di ponderare. Ponderate il ponderabile, l'imponderabile non si potrà mai ponderare e sappiate che state gettando, come dire, le basi, i presupposti per intervenire in qualche modo, per modificare in qualche modo gli ultimi 20 anni, gli ultimi 19 anni. Quindi come se si traesse un bilancio da quello che accadrà in questo mese. Quindi ci sarà anche la possibilità di concludere. Un'altra delle ipotesi che potrebbero verificarsi poi in realtà riguarda, insomma, vista la natura dei pianeti in pesci e visto il collegamento con la spiritualità, potrebbe riguardare delle novità legate alla Chiesa, magari al caso, all'inchiesta legata alla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, oppure qualcosa legato alla salute di Papa Francesco che ultimamente è stato poco bene, o potrebbe anche riguardare degli eventi legati alla spiritualità, ma anche alle sette, pseudosette, quindi a quello che è, no? A quello che finge di essere spirito, ma invece poi è commercio ed interesse o plagio e manipolazione, eppure riguardare potrebbero verificarsi degli avvenimenti riguardanti altre spiritualità, perché subito, giustamente, comprensibilmente da italiana, ho pensato al Papa e quindi alla Chiesa Cattolica, però ovviamente ci sono altri rappresentanti, no, delle varie religioni sparse per il mondo che potrebbero essere protagonisti di eventi, se non loro, se non i rappresentanti. La religione in sé, quindi potrebbero esserci anche delle novità. Qualcosa che mi preoccupa, mi sta venendo in mente in questo momento, legata ad una congiunzione Marte-Nettuno, in realtà potrebbe essere legata alla diffusione o quindi ad un peggioramento delle droghe. E ultimamente, insomma, si sente parlare spesso in giro. In Italia sembra che il problema non sia così, insomma, così preoccupante, ma avrete sentito parlare tutti quanti della droga del fentanyl, giusto? E quindi di solito le droghe sono legate ai pianeti, ai valori in pesce, ai valori in acqua, in segni d'acqua. Nello specifico, sicuramente al segno di pesci per quanto riguarda l'alienazione, no? L'obnubilazione, oggi sono 2 volte che mi scappa questa parola, e al segno dello scorpione, e anche al segno dello scorpione. Ma in questo momento è chiaro che il transito astrologico che ci fa pensare, ecco, ad un problema legato anche a nuove droghe, quindi alla diffusione di esse e anche quindi ad un tentativo di contenimento di queste, è la congiunzione di Marte in pesci, prima con Saturno e poi con
Nettuno. Quindi questo mese spiritualità, droghe, sette, sono sempre, anche la sanità potrebbe tornare a far parlare di sé. A pandemie dovremmo aver già dato, anche se ogni tanto si sente la legionella, c'è quell'altra cosa, c'è quell'altra malattia che viene dalle zanzare. Stavo ascoltando, cerco di non sentirle più, perché altrimenti rientriamo un attimino in un mindset negativo, insomma. Quindi le cose, invece di preoccuparmi, di occuparmene prima, aspetto che la cosa accada, anche perché non ho nessun potere su di essa, su questo tipo di fenomeni. Insomma, ci sono delle cose che noi non possiamo controllare. Potrebbero esserci anche degli avvenimenti legati sicuramente alla diffusione di qualcosa, ma può trattarsi di allarme, non pandemia, allarme zanzare o qualcosa che si diffonde. La pandemia, insomma, è un fenomeno già parecchio esteso, già un livello esteso della situazione. Oppure novità per quanto riguarda delle medicine, qualche vaccinazione, insomma, sono tantissime. Quando si parla del segno dei pesci, quando ci si riferisce alle simbologie legate al segno dei pesci che governa le maree, quindi praticamente tutto, è un segno che fa il recap di tutto lo zodiaco, è chiaro che, insomma, si ha l'imbarazzo della scelta e che quindi bisogna andare a pescare le realtà più probabili, le soluzioni, insomma, che possono verificarsi in maniera più probabile nel periodo. Quindi mese intenso, mese di cambiamenti, mese di conclusioni, mese di svolte, sia a livello mondiale che a livello individuale. Vediamo che cosa ci porta, andiamo a guardare l'oroscopo segno per segno. Cari amici dell'Ariete, cari amici con l'ascendente Ariete e cari amici con la Luna in Ariete, benvenuti all'oroscopo di aprile 2024, benvenuti al mese del vostro compleanno. Come ripeto sempre, quando il Sole ritorna sulla posizione natale, quindi 10 giorni prima, del giorno del compleanno, i 10 giorni successivi, è sempre bene. Come dire, è sempre bene tenere alte le vibrazioni, se possibile, perché il ritorno del Sole su se stesso tende a rideterminare, anche con il cielo che trova nei giorni del nostro compleanno, poi le condizioni per i 365 giorni che verranno, quindi per l'anno che si inaugura, perché questo è il mese del vostro Capodanno. E intanto, insomma, auguri a tutti gli Ariete che compiono gli anni in questo mese, ovviamente, e auguri anche agli Ariete che l'hanno della prima decade, insomma, che hanno compiuto gli anni in marzo. Che compleanno sarà questo con eclissi solare totale, che è un fenomeno abbastanza eccezionale, luna nuova, Mercurio retrogrado e nodi? Allora, è un periodo di grande fermento. Innanzitutto è un periodo di grande fermento interiore, perché avete ben tre pianeti nel settore dell'inconscio: Marte, Nettuno e Saturno, che è un big notevole nel segno dei pesci, quindi nel segno precedente al vostro, che rappresenta appunto il vostro inconscio, quindi che spiega perché magari delle tantissime personalità sfaccettate che si ritrovano nel segno dell'Ariete, perché sicuramente ci sono dei tratti dominanti della vostra personalità, come il coraggio, l'impulsività, il fuoco, l'ambizione, l'esuberanza, a volte gli eccessi, un po' di violenza, l'aggressività, insomma, ottave basse, tutto quello che la voglia di litigare, il bisogno di sfogarsi attaccando qualcuno, no, il cercare proprio di vedere a volte dei nemici anche dove non ci sono, il bisogno di competizione, la sensualità, la passione, le partenze
Sì, diciamo un'energia di intermittenza, quindi una tendenza a partire, ad iniziare, no? A non pensarci su, magari a chiudere situazioni, a iniziarne altre e poi a non avere l'energia e il carburante per portarle a termine, per esempio. Quindi ci sono dei tratti giustamente corrispondenti al fuoco, all'energia della primavera, a Marte, che è il dio della guerra, insomma anche dell'Eros. Tutto quello che volete, ma avete notato che all'interno, insomma, degli ariete, le lune in ariete, nonostante l'ascendente ariete, poi c'è un mare magnum di personalità, e questo è dato anche perché nel segno precedente a loro, che ne determina l'inconscio, cioè l'immenso segno dei pesci che contiene uno, nessuno e 100.000 e tutte le maree di questo mondo, quindi anche i cambi di idea, gli sbalzi di umore, insomma, anche l'emotività e anche la grande sensibilità, proprio liquida, di che a volte gli ariete, insomma, ci stupiscono, si commuovono, si sciolgono in lacrime, ed è data da questa cosa, che questo periodo, questa emotività, questa sensibilità, anche questa intuizione, questa spiritualità che tenete nascosta, in questo momento sono in grande fermento, proprio perché ci sono dei transiti importanti. E questo fermento interiore sta facendo venire a galla o un malessere dove non ci si è guardati dentro, o insomma ci sono delle cose da rielaborare, o la voglia di cambiare, l'aver fatto pace col passato, i conti col passato, e quindi voler a tutti i costi scrivere una nuova storia, gettare le basi per un nuovo futuro. Ecco, questo non è un compleanno, come dire, per cui che ricorderete perché siete stati in totale relax in panciolle. C'è un grande fermento interiore, quindi c'è una necessità di ascoltarsi, di guardarsi dentro, di fare pace con tutte le assenze, con tutte le persone che non ci sono più nella vostra vita, con tutti i sogni che magari avete smesso di coltivare, no? Che non avete portato avanti. Insomma, è il momento di fare i conti con voi stessi per vari motivi. Uno, perché in molti casi siete parecchio turbolenti e non ne potete più, e questo significa che non potete metterci una pezza sopra anche questa volta, o farci una bevuta, o fare un viaggio, o fare shopping. È il momento di guardarvi dentro, perché c'è Saturno. Saturno, nel segno precedente al vostro, non la farà tanto leggera, non vi mollerà tanto facilmente, se non vi ascolterete, se non sarete più responsabili. Chiede maturità interiore, quindi di ascoltare i malesseri, di risolvere, ecco, di assolvere a dei doveri che avete, di prendervi cura di voi stessi, di non trascurare la psiche e lo spirito, perché esistono e voi state vedendo che si fanno sentire in maniera poderosa quando non vengono ascoltati. Quindi è un momento molto introspettivo, che questo mese potrebbe poi portare anche delle novità, e quindi anche a vedervi scegliere, decidere o riconfermare cose che mai avreste pensato, per esempio, di riconfermare. Vi stavo dicendo, è il momento di guardarsi dentro, perché? Uno, perché state veramente riscrivendo, state gettando i pensieri che poi diventeranno i prossimi 20 anni, perché questo è un mese molto importante con Mercurio retrogrado. State prendendo delle decisioni, state per prendere delle decisioni, state per prendere degli indirizzi importanti. E poi ci sono bei transiti. I pianeti in Ariete formano degli ottimi aspetti con Plutone in Acquario, quindi le pesantezze, l'aridità, la sofferenza che avete incontrato, perché sicuramente dal 2008 ad oggi con Plutone in Capricorno vi sarete scontrati con una certa durezza, con dei poteri che non vi hanno fatto, con qualche condeno che vi hanno fatto male, con dei muri di gomma attraverso i quali non siete riusciti a passare, insomma. Adesso le cose cambiano,
L'aria cambia, c'è Plutone in ottimo aspetto, e poi ci sarà Giove da fine maggio, Giove nel segno dei gemelli, che non solo formerà aspetti con Plutone, quindi renderà proprio il cielo un potenziale da sfruttare, quindi regalandovi grandi opportunità. Ma quel sestile che si forma nel cielo, Giove-Plutone, è come un duetto che vi spalleggia e che vi aiuta ad uscire dall'impasse, a risolvere tante situazioni e quindi, come dire, a gettare le basi per un ventennio, per i prossimi 19 anni, che saranno all'insegna della leggerezza, e anche dell'affiatamento, anche dell'amicizia, del sentirsi mai soli, come probabilmente è successo invece negli ultimi 20 anni, anche se eravate in coppia, anche se lavoravate in un posto affollato, anche se avevate una comitiva, c'è stata sicuramente una sensazione a tratti di isolamento, di non sentirsi capiti, di non sentirsi ascoltati, qualcuno che vi ha voltato le spalle. Adesso la musica cambia, però è importante essere onesti con se stessi, guardarsi dentro e fare pace anche con il passato, anche perdonare, cercare di limitare gli eccessi, questo sicuramente vi aiuterà tanto, e avere fiducia nella vita. Ovviamente possono tornare delle cose del passato negli ultimi 20 anni che adesso, visto magari, ecco, il sestile di Plutone, possono essere riviste in una chiave diversa, in una chiave più evoluta, quindi andando verso il perdono, cercando di guardare la cosa come se non riguardasse voi, per avere un punto di vista e una visione più ampia. E poi, grazie anche alla retrogradazione di Mercurio, magari, no, avere l'opportunità di, come dire, di recuperare rapporti. Ed ebbene sì, recuperare rapporti sembra essere una delle chiavi importanti, una delle parole chiave di questo mese, proprio perché vi state muovendo nell'asse dei nodi nodo nord in Ariete, quindi state ridefinendo una vostra individualità, un vostro modo di vedere le cose, che può riguardare il partner, se volete tornare single, se volete, come dire, gettare nuove basi per recuperare la coppia, una nuova individualità che può riguardare il lavoro, la professione, le aspirazioni, il luogo dove andare, qualsiasi cosa, ragazzi, qualsiasi, anche semplicemente l'interiorità, qualcosa, le scelte legate alla passione, a come investire il vostro tempo. Può trattarsi di questioni esistenziali, può trattarsi di questioni materiali, lavorative, sentimentali, ma voi vedrete che comunque tutto alla fine si baserà sulla simbologia voi verso gli altri e soprattutto i vostri bisogni verso i bisogni degli altri e voi e il rispetto delle regole, voi e il senso della giustizia. Un passaggio molto importante che dovete fare è quello di rispettare gli altri e di cercare di avere il dominio dei vostri impulsi, e dominare i vostri impulsi, soprattutto quando vi portano, potrebbero portarvi a mancare di rispetto a qualcuno. Questa è una lezione, un concetto da acquisire assolutamente. Questa è una cosa importante da fare. Quindi non imporvi, anche se quel fuoco che vi brucia dentro vi spinge a farlo, ma tenete conto del rispetto dell'altra persona. Se riuscirete a gettare già questa base generale in qualsiasi cosa, nelle relazioni, nel lavoro, nella vostra individualità, se riuscirete ad applicare questo concetto di rispetto, quindi a dominare le vostre parti più focose e anche egoiste, no? Nel rispetto degli altri, vedrete che l'evoluzione, la positività che si creeranno intorno a voi, visto il cielo che vi accompagna in questo mese, saranno assolutamente tangibili.
cambierà assolutamente l'aria intorno a voi, quindi ricordate la parola rispetto a dispetto degli eccessi e delle esuberanze che a volte caratterizzano il vostro fuoco e il vostro Marte. Quindi anche la competizione con il partner, la competizione con le persone dello stesso sesso, la competizione al lavoro, il bisogno di dominare. Se riuscite, quelle sono, no, delle ottave basse della personalità aretina, sono delle ottave basse esterili, diciamo di Marte, di una personalità marziana. Se riuscite a dominarle invece di farvi dominare, voi vedrete che i rapporti saranno assolutamente saranno di una qualità superiore e ci saranno amore e distensione come probabilmente non ne sentivate da parecchio tempo. Per tutti gli ariete che vogliono emanciparsi invece da situazioni che sentono coercitive, quindi magari il legame con la famiglia, dei partner o il lavoro. Io per fine maggio, primi di giugno vi vedo già lanciati verso il futuro, quindi è chiaro che in questo mese potreste gettare le basi, dopo l'8 aprile almeno. L'ideale sarebbe dopo il 25 per essere sicuri, però come dicevo nell'introduzione, questo non è un mercurio nefasto, non è un mercurio che fa prendere delle clamorose cantonate. Limitate magari l'impulsività, quindi non dite subito quello che pensate, non comunicatelo subito, magari ecco, pensateci un attimo, ma in questo mese potete gettare le basi e quindi anche comunicare le vostre intenzioni. Quando i primi di maggio Marte entrerà in Ariete e poi a fine maggio, quando Giove entrerà nel segno dei Gemelli, avrete la strada spianata e un futuro davanti a voi. Chi è single da molto tempo, inutile dirvi che ci saranno dei ritorni a sorpresa e vi aspetto nei commenti. Fatemi sapere. Ci saranno dei ritorni veramente insospettabili, ci saranno dei colpi di fulmine, perché questo è un mese veramente potente e se vi sembra di non aver trovato niente di interessante, niente che la congiunzione Mercurio-Venere possa portarvi, ma mi sembra tanto strano, fine mese, primi di maggio, ve la spoilero, saranno forieri di amore, passione e novità. Quindi tutto questo è molto interessante. Alcuni di voi decideranno anche di mettere su famiglia e stanno progettando dei matrimoni o convivenze o l'acquisto della casa. Fatemi sapere nei commenti, un carissimo augurio per il vostro compleanno, per questo mese così intenso e mi raccomando, ascoltate il vostro cuore e prendetevi cura di quella vocina interiore che a volte vi suggerisce di star bene per conto vostro e di ascoltarvi di più. Un grandissimo bacio. Cari amici del Toro, cari amici con l'ascendente Toro e cari amici con la Luna in Toro, benvenuti all'oroscopo del mese di aprile 2024, benvenuti all'undicesimo mese del transito di Giove in Toro, congiunto a Urano, adesso lo è veramente, quindi benvenuti ad un bilancio importante. Importante innanzitutto perché siamo nel clou per voi della congiunzione nel cielo di Urano e Giove. Questo che cosa significa? Che il cambiamento, la trasformazione, l'uscita dal recinto, la comprensione di qualcosa, insomma, qualcosa di grosso che chiude un ciclo iniziato 12 anni fa, un altro ipoteticamente iniziato 24 anni fa, perché Giove va a giri di 12 anni circa. Trovate, se volete andare a riguardare le tabelle di Giove in Toro sulla pagina Instagram, qui sepolto da qualche parte anche su YouTube, nei post di YouTube, vi avevo messo le tabelline, se le ritrovo ve le guardo anch'io,
velocemente, ma delle annate, insomma, ne parliamo in un secondo momento. Quello che ci interessa è il concetto. Mi riferisco alle annate qualora voi non aveste seguito, non seguiste abitualmente il canale o la pagina Instagram e voleste fare il collegamento tra gli anni precedenti. Perché dire che il transito di Giove si presenta ogni 12 anni in un segno è indicativo. Possono esserci dei transiti irregolari, possono esserci delle eccezioni, e quindi a volte sono 10 anni e mezzo, a volte sono 13, ma il punto è un altro. State concludendo sia un ciclo di 12 anni circa, di 24, di 36, volendo. Se volessimo, per chi è molto grande di età e se volessimo parlare di karma familiare, probabilmente come se ci fosse l'evoluzione, la conclusione, la comprensione anche di un macrociclo iniziato circa 85 anni fa, negli anni 40, proprio a ridosso con la seconda guerra mondiale. Perché? Perché Giove, la congiunzione di Giove, Urano in Toro adesso, si può ricollegare anche a tutte le annate, ogni 85 anni circa, in cui Urano è tornato nel segno del toro e ha portato, ovviamente, siccome stiamo parlando diciamo, di lassi temporali molto ampi, non solo la nostra individualità, perché noi potremmo anche non avere tutta quell'estensione di vita, ma nel karma familiare di ciascuno di noi. Quindi, per esempio, chi lavora sull'albero genealogico, chi si occupa o fa costellazioni, sa di che cosa sto parlando, e quindi non sarebbe un caso, se vi è successo fatemelo sapere nei commenti, se magari, ecco, costellando, studiando l'albero genealogico, cercando di sanare quello che è il karma familiare, fosse emerso qualcosa legato alla guerra o comunque, no, alla seconda guerra mondiale o comunque a quel periodo. Quindi, che dire, si chiudono vari macrocicli, quindi per il toro, luna in toro, ascendente toro, è un momento poderoso. Poi ovviamente anche voi siete nell'ottica della chiusura del ciclo dei nodi di 19 anni, e questa luna piena in bilancia che caratterizza questo corridoio va a stimolare anche quell'asse. Quindi questo per dire, 4 minuti per dire, che è un periodone. Ok. La prima cosa che voglio, come dire, di cui voglio parlare è il fatto che, essendo nel corridoio della luna piena in bilancia del 25 marzo, ed è un corridoio che finisce con la luna piena in Scorpione di fine aprile, il 23 aprile, mese sembra essere particolarmente impattante dal punto di vista dell'energia fisica, della salute, proprio dell'equilibrio psicofisico. Ok? Visto il cielo che c'è, è inevitabile che ci si senta fiacchi, che vengano fuori, anche perché è in concomitanza con la primavera, che si sa, porta a galla un po' tutto quello che è latenza. È normale se avere degli acciacchi, avere delle problematiche di salute, cioè normale ci sta con i transiti, ecco, però questo, il resto del cielo, e anche grazie a Dio il sostegno di Saturno, invitano gli amici del toro, con l'ascendente toro, con la luna in toro, a risolvere le proprie problematiche di salute, di equilibrio psicofisico, anche di umore, proprio perché, grazie al sostegno di Saturno, si è particolarmente avvantaggiati. Quello che accadrà adesso, visto che comunque in questo mese c'è anche Mercurio retrogrado congiunto a Venere, il vostro governatore, la cosa ai nodi lunari è molto interessante, che la conoscenza, le indagini anche legate all'energia, alla salute, alle vostre questioni personali, anche legate al vostro stile di vita, ad uno stress accumulato nella zona del surrene, varie vicende, la comprensione, la scoperta, il dedicarsi a capire perché sono accadute queste cose, probabilmente vi sarà molto molto utile per ripercorrere tutte le vicende degli ultimi 19 anni. Quindi
Quindi quello che la congiunzione Giove-Urano, la luna piena stanno portando a galla vi aiuterà molto probabilmente a comprendere, risanare e risolvere, se non risolvere, alleviare, se non risolvere, alleviare perché dipende anche dall'entità del problema, un sacco di questioni che probabilmente hanno atterrito, inquinato la vostra vita, il vostro stile di vita, anche questioni di salute, quindi iniziate probabilmente intorno al 2006, 2006-2007, anni in cui il nodo lunare nord è tornato in Ariete e quindi ha inaugurato quello che era questo ventennio che si sta concludendo, come abbiamo detto nell'introduzione, per chi non l'avesse ascoltata faccio un recap, che si concluderà definitivamente l'11 gennaio del 2025. Quindi cosa fare? Indagare. Indagare, aprirsi alla conoscenza, rivedere le cose, gli avvenimenti, i problemi di salute, le cause anche di salute e lavorative, che sotto un occhio, sotto un punto di vista diverso, e insomma, a quanto pare le stelle suggeriscono anche un cambiamento. È chiaro che il cambiamento vi è stato paventato, suggerito già dall'ingresso di Giove in Toro a maggio dell'anno scorso. È stato un Giove in Toro più pesante degli altri, proprio perché ha incontrato diverse dissonanze appena entrato e perché si è congiunto ad Urano. Urano in Toro non è nel suo domicilio, quindi questo significa che i cambiamenti e le trasformazioni che ha richiesto soprattutto agli amici del toro o a chi ha dei valori in toro importanti, sono stati cambiamenti faticosi, non da poco. Perché Urano, che è il pianeta legato come simbologia ai fulmini, comunque è legato al segno dell'acquario, quindi all'elemento aria. È chiaro che il cambiamento fulmineo, l'intuizione, sono tutte co la corrente elettrica che è simboleggiata, proprio che è legata al pianeta Urano, viaggiano, hanno bisogno di viaggiare, di compiere il loro lavoro, quindi fulmineo, di portare un cambiamento, un'intuizione fulminea, hanno bisogno di elementi leggeri, quindi l'aria è l'elemento privilegiato. Quando questo pianeta si muove, forse nel regno più pesante dei segni di terra, pesante perché è appesantito anche dalla vanità, dai piaceri, dall'ozio, da tutte quelle che sono, come dire, le ottave basse dell'essere umano, tutto quello che rallenta un po' l'evoluzione, è chiaro che vi siete dovuti scomodare parecchio, avete dovuto faticare parecchio. Questo è indubbio. Se c'è stata resistenza al cambiamento, probabilmente le situazioni si sono fatte ancora più pesanti, e questo è capitato laddove il cambiamento era proprio necessario. E quindi, secondo le stelle, toccava proprio a voi fare questo mega sforzo. Poi, nessuno è uguale, siamo tutti diversi. È chiaro che qualcuno si è adeguato. Si è rimboccato le maniche, si è lanciato nella mischia, ha preso coraggio, magari era già preparato a lanciarsi, no? A fare questo sforzo, a prendere coraggio e, insomma, e darci dentro. E c'è chi, finché ha potuto, insomma, non se la sentiva, non riusciva e ha evitato. Questo è un buon momento per attivarsi. Questo è un buon momento per attivarsi perché avete anche il favore di Marte. Marte è nel segno dei pesci, ma poi tra l'altro Marte è congiunto a Saturno. Saturno è il signore del tempo, dice proprio che il momento del cambiamento è adesso. Quindi c'è chi, ci sono degli amici del toro che adesso iniziano a godersi i frutti del cambiamento avvenuto, quindi vedono un po' la luce. C'è chi ha fatto resistenza oppure era vincolato a delle cose, quindi doveva aspettare. Per voi, diciamo di un'altra classe, il cambiamento sta iniziando adesso. Siete tra l'altro fortunati perché avete lo stellium in pesci che vi aiuta e che vi agevola.
Ora voi mi direte, ma se io devo fare un cambiamento e c'è Mercurio retrogrado, come faccio a muovermi se non posso? Allora, in realtà questo Mercurio retrogrado, come dicevo già nell'introduzione, è un Mercurio meno fuorviante e cattivo degli altri. Cattivo è un senso, è un termine molto umano, no? Perché non c'è niente di buono o cattivo, ma ci sono delle sfide. I precedenti transiti di Mercurio ricevevano delle dissonanze per cui ci hanno portati a dover ripetere gli errori tantissime volte per essere compresi perché erano molto fuorvianti. Questa volta questo Mercurio non riceve opposizioni, dissonanze clamorose e quindi è soltanto fare un recap degli ultimi veramente 19 anni di se dovete mettere firme, se dovete agire, se dovete fare delle scelte. Queste scelte avverranno alla luce di una nuova presa di coscienza, quindi alla luce di una nuova maturazione. Ovvio che chi può aspetterà il 25 aprile, quindi la fine della retrogradazione di Mercurio per fare cose super impegnative, no? Per prendere appunti o per mettere delle firme super impegnative. Se si può, si fa, semplicemente perché il periodo di recap sarà completato e quindi è possibile che in questi 23 giorni voi, anche se avete già preso sicuramente consapevolezza di tante cose, adesso in questo mese riuscirete, potreste riuscire a capire ulteriori cose. Quindi è chiaro che una firma, un impegno presi adesso, magari non sono identici a quello che fareste fra un mese. Però chi può lo faccia, anche perché, come dicevo nell'introduzione, chi proprio deve pronunciarsi, fare delle scelte, partire, dire, fare, lo faccia, perché comunque siete ad un livello di maturazione che dovrebbe portarvi a fare le cose in maniera completamente diversa, o sufficientemente diversa, se vogliamo, dal passato. Tornano degli amori, l'argomento salute è riconfermato e probabilmente risolto, sciolto, ci sono dei nodi che si sciolgono per quanto riguarda la salute, l'amore, i familiari, i rapporti in famiglia, la creatività e il benessere. Ci sono dei nodi che si sciolgono e probabilmente sono dei nodi che vengono da lontano. Quindi questo anno faticoso comunque alla fine vi porta a liberarvi di qualcosa che vi ha fatto combattere anche contro voi stessi, contro il vostro cuore, contro i vostri sentimenti, che vi ha stancato tantissimo, ma come dire, è giunto alla sua conclusione. Evidentemente aveva una funzione, aveva uno scopo di comprensione e insomma adesso vi renderà liberi. Quindi io vi auguro di sciogliere quanti più nodi possibili questo mese. Fatemi sapere quali grandi novità legate o ai macrocicli che abbiamo detto di Urano o dell'ultimo ventennio si stanno compiendo perché è inevitabile che questo accada. Quindi io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, vi mando un grande bacio e vi aspetto nei commenti. Cari amici dei gemelli, cari amici con l'ascendente gemelli, cari amici con la luna in gemelli, benvenuti a questo mese di aprile 2024, nel quale un bel cielo vi sostiene, continua a sostenervi, a parte le dissonanze di Marte nel segno dei pesci, che un po' vi stressano al lavoro, si può dire. Ci sono delle sollecitazioni molto molto particolari per quanto riguarda le aspirazioni, il lavoro, la carriera. C'è questo Marte in Pesci che è molto ondivago, che soprattutto è molto vasto, quindi è chiaro che è inevitabile che vivrete già, perché il transito è iniziato il 23 marzo, che stiate vivendo e che vivrete dei momenti di confusione e di indecisione a volte per questioni di poca chiarezza, come se ci fosse un mondo sommerso che si percepisce, che si intuisce, questo nell'ambiente di lavoro, ma anche nelle vostre prospettive di carriera. Quindi anche, facciamo anche un discorso legato non solo all'esterno, ma anche a quello che c'è dentro di voi, no? A quelle che sono le vostre reali aspettative. Perché,
quando c'è, se c'è la possibilità di prendere decisioni altre, quindi di cambiare, di dare vita a dei progetti, di ricevere delle proposte diverse rispetto a quello che state facendo adesso. Insomma, quando si aprono nuove prospettive e sembra proprio che quello che stia succedendo a voi, la chiarezza interiore dissipa anche le nebbie esteriori. Questa è una, come si dice, così dentro, così fuori. Quindi più chiarezza avete dentro, più chiarezza ci sarà all'esterno. Se navigate, no, a vista, se sentite che c'è un mondo sommerso che non vi viene rivelato, sembra di sì perché Milla piange fuori la porta, probabilmente anche un ascolto maggiore nei vostri verso di voi vi porterà, proprio rivolto alla vostra interiorità, vi porterà a dissipare anche le nebbie che trovate all'esterno. Questo perché qualche decisione, qualche cambiamento, qualche novità, pare proprio che dobbiate prenderlo. Perché dico questo? Perché dal 2 aprile il vostro governatore, Mercurio, già nel segno dell'Ariete, da settimane e quindi già foriero di qualche situazione nuova nella vostra vita, che magari è stata soltanto prospettata, percepita, intravista, immaginata, però insomma un transito di Mercurio in Ariete, nei pressi del nodo nord in Ariete, quindi svolte di vita, cose che destinate a noi, a voi nello specifico che si devono compiere, qualche novità, qualche qualcosina all'orizzonte ve l'ha fatto già intravedere. Il fatto che il vostro governatore in questo mese, per tre quarti del mese, dal 2 aprile al 25, sarà retrogrado, quindi sarà lungamente congiunto ai nodi, recupero la tabella, si congiungerà anche a Venere. Attenzione, quindi questioni sentimentali, creative, affettive e di salute in ballo, grosse anche per voi, ma d'altra parte il cielo spesso è coerente nel mandare degli input. Complice, no? La luna piena in bilancia che sottolinea questa cosa, insomma, qualcosa da vedere e rivedere ve la porta inevitabilmente. Dall'8 aprile, giorno in cui ci sarà la luna nuova in Ariete, che sarà congiunta a Mercurio, al Sole, alla Venere, al nodo nord, si distribuiranno, si dipaneranno tutta una serie di vicende, di avvenimenti che vi faranno prendere in prospettiva anche abbastanza, come dire, spalmata nel tempo, tutta una serie di decisioni e di idee che magari prima avevate soltanto accarezzato o che non vi eravate concessi di neanche di, come dire, di sognare. Quindi è un momento molto molto positivo. Vi ricordo che i pianeti in Ariete, compresa la Luna nuova, compresa Venere, compreso il Mercurio retrogrado, sono amici del segno dei gemelli e che adesso avete anche Plutone a favore. Quindi c'è Marte, c'è Saturno, c'è Marte per pochi giorni, insomma, per poche settimane. A maggio già non ci sarà più. Ci sono alcuni pianeti che creano dissonanza, cioè che creano quadrature, sono Saturno, Nettuno e Marte dal segno dei pesci. Ma questa dissonanza è funzionale a farvi concludere una fase di vita che in alcuni casi potrebbe essere iniziata 30 anni fa, con il precedente ritorno di Saturno in pesci. Quindi vi sta portando a concludere o a, come dire, a celebrare in qualche modo, quindi magari con una promozione, una fase di vita, che è molto legata alla carriera, al lavoro e vi sta facendo vedere quello che sarà il futuro. Un futuro che forse ci dice Saturno non sarà immediatamente raggiungibile, forse ci vogliono un paio d'anni. 2, 3, 4, vedremo. Quello che questo mese ha la funzione di farvi vedere
È un programma, un calendario della vostra vita, dei prossimi anni, del prossimo ciclo che si inaugura adesso, no? Della conclusione di questi micro e macro cicli che si stanno concludendo. Saturno per quanto riguarda la vostra carriera, i nodi nord degli ultimi 19 anni per quanto riguarda proprio un discorso esistenziale che vi riguarda e che riguarda voi e il vostro rapporto con gli altri, con gli amici, con i colleghi che per voi sono una parte della vita, un ambito della vita fondamentale perché avete bisogno, no? Di punti di riferimento e di un certo numero di persone intorno a voi. Si chiudono tanti, tanti cicli e questo mese vi fa vedere quello che Giove in Gemelli fra un mese e mezzo vi spalancherà, vi renderà accessibile, che voi nell'anno del transito di Giove in Gemelli avrete l'opportunità di toccare con mano, di palleggiare, di assaggiare, di tastare, di valutare. E poi, quando Giove entrerà nel segno del Cancro, formerà il trigono con Saturno. Questo è uno spoiler grande che vi sto dando, che ovviamente nel video di Giove in Gemelli amplierò. Però, siccome avete Mercurio retrogrado e questo mese avrete occasione di prendere decisioni, ve lo devo dire. Quindi ci sarà questo mese, questo anno 2024-2025, così di toccare con mano, di prendere in conto, di assaggiare, di assaporare il futuro. Poi, quando Giove entrerà 2025-2026 in Cancro, formerà trigono con Saturno, probabilmente sarà tempo di fare il cambiamento. E per quel tempo ci sarà già Urano in Gemelli, quindi insomma, come dire, le pagine della vostra storia futura le state scrivendo, state iniziando a scriverle in questo mese, con il vostro governatore retrogrado in Ariete, quindi riscrivere una nuova storia di voi amici con pianeti in Gemelli importanti, di voi figli di Mercurio. Anche alla luce di cose, di considerazioni e di considerazioni riguardo agli ultimi 20 anni e anche alla luce, lasciatemelo dire, di nuove scoperte, qualcosa è arrivato alle vostre orecchie, qualcosa avete scoperto che vi riguarda, che riguarda il vostro passato, il vostro karma familiare, qualcosa che cambia il punto di vista, qualcosa che vi fa comprendere il perché delle cose sono andate così e che però, se anche dovesse trattarsi di verità non piacevolissime, in realtà sono cose che hanno la funzione di darvi la speranza, di farvi uscire da un recinto nel quale vi eravate chiusi da tantissimo tempo per paura, per sicurezza. Un recinto nel quale vi sentivate sicuri e che però vi ha impedito, come dire, di vivere forse appieno. Quindi potremmo dire che questo è il mese delle libertà, di una nuova consapevolezza improntata sicuramente ad un senso di libertà. Abbiate il coraggio di lasciare delle pesantezze, anche dei modi di fare, delle abitudini, quelle regole auree, quelle che poi si chiamano i bias cognitivi che non ci fanno fare le cose. Per quanto vi riguarda, se mi doveste chiedere cosa è meglio per voi, voi dovreste iniziare sempre dal pensiero. Voi siete figli di Mercurio, quindi per cambiare punto di vista, per cambiare le cose che non vi piacciono, per acquisire maggiore libertà, voi dovete concedervi la conoscenza, sapere le cose, abbiate il coraggio di sapere le cose, abbiate il coraggio di aggiustarvi o di farvi aggiustare i vostri pensieri e la vita cambierà. Poi inevitabilmente seguirà l'azione. Maggio sarà un mese ancora più libero perché adesso state integrando, cioè quindi Saturno, Marte, Nettuno, sono, come dire, vi stanno, il vecchio e il nuovo, devono essere integrati, ok? E devono trovare un equilibrio dentro di voi. Quindi, se possibile, non prendete decisioni magari affrettatissime, c'è sempre maggio per dire cose. In questo momento di Mercurio retrogrado, anche se non è un Mercurio fuorviante come ne abbiamo vissuti altri, però il vostro governatore, è retrogrado e quindi dovreste darvi il tempo
di far scendere dentro di voi tutte le informazioni, tutte le notizie, tutte le scoperte, tutte le verità che vi arrivano, che vi sono arrivate anche in tempi recenti, farle scendere dentro di voi, dargli il tempo di essere digerite, quindi di entrare in ogni vostra singola cellula, no? Datevi il tempo di diventare. Poi ci sarà un momento in cui, sicuramente dopo la luna nuova dell'otto, ma probabilmente anche nei pressi della luna piena in Scorpione, ci sarà un momento in cui capirete che siete pronti magari ad agire, che potete fare e dire, e lì vi muoverete. Gli ambiti sono comunque sentimentali, legati alla creatività, quindi a varie passioni, ai figli e, ricordatevelo, anche al lavoro. Quindi ci sono tante cose da integrare, da risistemare dentro di voi per dare luogo ad una nuova vita per voi figli di Mercurio. Quindi questo è un mese intensissimo. Concedetevi, regalatevi il tempo di assaporare le cose. Poi fatemi sapere nei commenti e raccontatemi tutte le meravigliose novità e i progetti che intendete mettere in atto. Io vi mando un grandissimo bacio, vi auguro un buon mese di aprile e vi aspetto nei commenti. Cari figli della Luna, cari amici del Cancro, ascendente Cancro, Luna in Cancro, benvenuti all'oroscopo di aprile, benvenuti ad un oroscopo, ad un mese di transiti impegnativi quanto, come dire, fortificanti. Allora, voi sapete di essere un segno cardinale. I segni cardinali sono l'Ariete, il Cancro, la Bilancia e il Capricorno. Gli segni cardinali sono quei segni che hanno la possibilità, che hanno la forza insita in se stessi per cambiare le cose, perché tra l'altro sono anche collegati all'inizio delle stagioni. Il Cancro è collegato all'inizio dell'estate, per esempio, proprio perché hanno la forza di iniziare le cose, quindi di manifestare. Quindi siete molto più forti di quanto a volte la vostra emotività vi lasci presagire, ma dal di fuori quella forza sappiate che si vede tutta, che arriva tutta, che quindi siete capaci di infondere fiducia anche soltanto con la vostra presenza. Questo potrebbe portare le persone ad appoggiarsi a voi anche troppo, quindi a volte un po' per far capire qual è il vostro valore, un po' per far comprendere come andrebbero le cose, come sarebbe la vita se voi non ci foste. Un po', per far crescere anche gli altri, a volte è necessario spostarsi un attimo, no? Defilarsi per mostrare, poi la verità per quella che è. Perché dico questo? Allora, innanzitutto perché avete degli stellium interessantissimi, Saturno vi sostiene, vi porta lontano, vi chiede crescita, è già un anno che è nel vostro, che è in un segno affine al vostro, che è da febbraio, da marzo 2023. Godete del trigono di Saturno, prima e seconda decade del Cancro, lo hanno assaporato, gustato, vissuto appieno, la terza lo ascolta, lo percepisce già e a breve lo avrà tutto per sé. Quindi l'energia, ora soprattutto che Saturno è nella seconda decade dei Pesci, è dispensata a tutti i rappresentanti del segno. Quindi non mi venite a chiedere, facci l'oroscopo delle decadi, perché per quanto mi riguarda, quando Saturno entra in un segno, qualsiasi sia il vostro grado no, dei valori, ne siete immediatamente e positivamente inondati, nel segno positivamente adesso, nel segno dei Pesci, prima un po' meno. Quindi siete sostenuti, avete la forza di andare lontano, Marte e Nettuno vi spingono a crescere, ad andare appunto lontano. In alcuni casi, molti casi in realtà, sembra che questo lontano sia un lontano anche fisico. Quindi in altri casi è un lontano legato a nuovi punti di vista, a nuovi orizzonti, a un nuovo modo di essere. Si può rimanere nello stesso posto e vivere la vita in maniera diversa. Questo voi lo sapete benissimo. Questo mese, siamo nel corridoio energetico che va dalla luna piena in Bilancia di fine marzo alla luna piena in Scorpione di fine aprile.
La luna piena in bilancia è una luna piena che per voi indica la rielaborazione di un lutto, la rielaborazione della fine di qualcosa, la fine di, non dico di tutte le cose, la fine di tutto, mettiamola così, la fine di tutte le cose che erano finite, quindi l'elaborazione, la presa di coscienza e la resa davanti a tutto quello che evidentemente non può più essere portato nel vostro presente e nel vostro futuro. Quindi bisogna, è una luna di presa di coscienza. Qualcuno sta elaborando qualcosa che è già accaduto, qualcuno in questo corridoio energetico si sgancia da qualcosa e quindi siete proprio nel corridoio energetico della rielaborazione della fine di qualcosa, di qualcuno, di un posto di lavoro, di... E ovviamente però c'è tanta crescita, cioè questa cosa è sostenuta, questa rielaborazione è aiutata da ben tre pianeti favorevoli, che sono appunto, come dicevo all'inizio, Marte, Saturno e Nettuno. Quindi sapete anche dove andare, se vi ascoltate sapete anche esattamente dove andare e forse in realtà lo sapete da molto tempo. C'è anche chi vi aiuta, perché un Marte favorevole indica assolutamente l'aiuto di qualcuno che vi traghetta da una parte all'altra. Quindi però dovete metterci assolutamente del vostro, altrimenti si muoverà poco o niente. Quindi bisogna rimboccarsi le maniche e prendersi la responsabilità delle proprie scelte e agire. Già dal mese prossimo, con la luna piena in Scorpione, favorevole agli amici del Cancro e a tutte le persone che hanno dei valori importanti nel segno del Cancro, ci sarà, la rinascita. È assolutamente una rinascita che avviene dal punto di vista sentimentale, dal punto di vista della fortuna, proprio della vitalità. E a queste parole si è presentata Milla. Vieni, eccola. E quindi, meglio di così. Vi testimonio la coda perché qui non ci siamo ancora, non abbiamo ancora sistemato la postazione e quindi Milla non riesce ancora a mostrare, no, a dispensare fortuna con i suoi occhioni. Quindi già dal mese prossimo le cose andranno benissimo. Come dicevamo, dovete metterci del vostro, dovete metterci del vostro e i pianeti in Ariete, altro segno cardinale, tra cui Mercurio, Nodo Nord, Venere e Luna Nuova dall'8 aprile vi spingono proprio a riscrivere una storia completamente diversa da quella che avete, a scrivere un nuovo capitolo della vostra vita. Ok, proprio siamo a pagina zero. Dal 2 aprile al 25 ci sarà Mercurio retrogrado, quindi ci saranno probabilmente delle conversazioni, delle scoperte, degli approfondimenti, delle comunicazioni, delle notizie anche riguardo a cose che sono state fatte nel passato e in base a queste cose voi determinerete il vostro futuro. Ora, fino all'8 aprile di sicuro vi consiglierei di non mettere firme importantissime, anche se questo è più una, come dire, una precauzione che uno scongiurarvi per pericoli imminenti, in quanto, come dicevamo per gli altri segni, come abbiamo detto anche nell'introduzione, questo Mercurio è retrogrado, quindi col Mercurio retrogrado l'occasione di recap e non di, come dire, ripresa di prendere decisioni per il passato. Però è un Mercurio che non ha assolutamente nessuna delle dissonanze che ci sono state negli ultimi Mercurio dell'ultimo anno, anno e mezzo. Quindi pericolo di cantonate, di sviste clamorose, di fregature eccellenti, insomma, è minimo. Semplicemente, soprattutto per chi è confuso, per chi non ha magari la visione delle cose completa, per chi deve ancora scoprire, sapere, pensare, per chi deve ancora decidere.
Ecco, magari almeno fino all'8 aprile cercare di prendersi del tempo per sé e poi magari muoversi. Questo ovviamente per chi è impaziente. Se poi potete darvi il tempo di far passare tutta questa retrogradazione, perché è un Mercurio congiunto al nodo nord, quindi fondamentalmente state decidendo chi essere, cosa diventare, soprattutto a livello professionale, da qui ai prossimi 20 anni. Allora, visto che state prendendo delle decisioni importanti, se vi volete, se avete la possibilità di darvi il tempo di aspettare il 25 aprile, che poi come data per la liberazione, come coincidenza, no? Di evento, visto che è la festa della liberazione, insomma, mi sembra una coincidenza eccellente per, come dire, per salutare il passato, quindi liberarsi da qualcosa. Però ripeto, se doveste avere bisogno di prendere decisioni prima, ragazzi, fatelo. Fatelo perché non ci sono, ripeto, pericoli, quindi partite, fate, dite quello che vi serve. Non ci sono pericoli di inganni clamorosi, a meno che nel vostro tema natale non ci sia in essere questa predisposizione, ma io non posso saperlo. Quindi questo è un Mercurio semplicemente di recap del passato. Quindi probabilmente, allora innanzitutto è un Mercurio congiunto al nodo che chiude anche una fase iniziata 19 anni fa, nel 2006, nel giugno 2006, che ha definito chi siete, soprattutto cosa volevate essere, cosa volevate diventare, dimostrare nel mondo delle aspirazioni, della carriera e del lavoro. Adesso proprio si riparte da voi individui che volete essere e diventare qualcosa di nuovo, quindi dipende da che bagaglio avete. Potete cambiare mansioni, potete da che bagaglio e da che età avete, potete reinventare qualsiasi cosa, potete lasciare veramente baracca e burattini e scoprire che voi state bene da soli con una vita da single. Perché ragazzi, quando si parla di carriera, la carriera è lavorativa, quando si parla di aspirazioni personali, io posso aver avuto l'aspirazione di essere un'ottima madre casalinga fino a ieri, mi alzo una mattina, non so, vabbè, non ho un urano dominante, ma chi ha un urano dominante lo fa, si alza una mattina e sceglie di voler essere alto, insomma, quindi compatibilmente con la situazione che ha creato, può iniziare a decidere di creare un futuro diverso. Quindi io a volte faccio degli esempi così semplicemente indicativi, anche clamorosi, poi lo sapete voi quello che sta succedendo, però spero che insomma vi siano utili per contestualizzare. Se non sapete cosa fare, perché l'indecisione mi sembra un tema abbastanza chiaro, mi sembra un tema abbastanza definito. Mi sembra un tema che indichi che sapete anche quello che volete fare, ma per tutte le persone che brancolano ancora nel buio, quel Mercurio retrogrado indica che probabilmente o dovete riprendere un discorso degli studi lasciati nel corso di questi 19 anni da parte, o avete avuto un progetto, una proposta che avevate abbandonato, oppure forse dovreste riprendere contatti con qualcuno che è lontano o riprendere in considerazione di fare un viaggio, andare a fare una passeggiata in qualche posto che vi era tanto piaciuto nel passato. Quindi nel riscrivere un nuovo capitolo della vostra vita, questo è un mese fondamentale. Vagliate tante cose, vagliate tutto quello che il cuore vi suggerisce di vagliare, perché dove non c'è passione non c'è vittoria, dove non c'è pagamento non c'è successo, però forse un viaggetto, una passeggiata, uno spostamento, un andare da qualche altra parte, forse le stelle vi suggeriscono di farlo. Quindi voi dovete ridefinire voi stessi e salutare qualcosa per sempre che lasciate nel passato. Fatemi sapere come stanno andando le cose, fatemi sapere dove sta pendendo l'ago della bilancia, fatemi sapere quale recap state facendo importante di questi ultimi 19 anni, perché è tanta roba e soprattutto, se non sapete qualcosa, apritevi alla conoscenza.
Apritevi alla conoscenza, non vi precludete nessuna strada, non abbiate paura di cimentarvi, di conoscere e di osare. Un grande bacio e in bocca al lupo. Cari amici del Leone, cari amici con l'ascendente Leone e con la Luna in Leone, benvenuti all'oroscopo di aprile 2024, benvenuti in questo mese pieno di ricco di segni di fuoco. Che tanto di pianeti, di valori in segno di fuoco che tanto vi sono amici e che tanto vi aiutano a risolvere, a risolvere questioni rimaste in sospeso da tanto tempo, visto che siete alle prese proprio con lo studio, la ricerca, la risoluzione del passato e che vi aiutano a compiere la trasformazione. La trasformazione è iniziata con Plutone in acquario. Dal 21 gennaio abbiamo Plutone che è tornato in opposizione al segno del leone. Questo significa che state bruciando karma, come dire, che allora, quando un pianeta si mette in una posizione, come dire, angolare, scomoda, nell'opposizione, fondamentalmente abbiamo una sfida. Abbiamo una sfida che si può tranquillamente vincere in quanto c'è una regola aurea per cui nell'universo nulla che noi non possiamo reggere ci viene proposto dall'universo. Quindi tutto quello che accade nella nostra realtà è emanazione di noi e quindi è alla nostra portata perché ha le nostre frequenze vibratorie. Quindi questo vale anche per l'opposizione di Plutone al segno del leone. Ovviamente, essendo già la questione alla vostra portata, non bisogna che fare una resa, ok? Quindi qui, l'opposizione di Plutone al Sole e Leone, l'opposizione di Plutone dall'Acquario chiede al Leone di arrendersi a qualcosa del passato, di lasciare andare nel passato dei modi di vedere la vita, di comportarsi magari legati al controllo o semplicemente al dominio, semplicemente fa sorridere, ma insomma, nelle simbologie del segno del leone, il dominio è una delle qualità fondamentali. Quindi forse bisogna mollare un po' di dominio che avete sugli altri, proprio questo è un allenamento ad essere più elastici nel rapporto con gli altri, quindi fondamentalmente ad avere più fiducia in voi stessi e nella vita. E quindi anche a rilassarvi un attimo e anche a lasciare dei moti legati all'orgoglio, a voler dimostrare di essere sempre sulla vetta, di essere sempre sul pezzo, di essere sempre sulla prestazione, ok? Quindi rilassarsi, questa è la prima regola, e ascoltare il cuore, soprattutto guardare al passato. Voi lo state già facendo da un annetto per tutta una serie di cose, voi per questioni ereditarie, voi per questioni di salute che vi hanno portato ad occuparvi della genetica che avete ereditato, voi per una ricerca spirituale, voi state affondando proprio le vostre energie nel passato, state scoprendo cose che ovviamente vi rivelano anche dei pezzi di voi stessi e che probabilmente vi aiutano anche a capirvi, a comprendere la vostra famiglia e ad andare verso quelle che sono, a capire anche i vincoli che la vostra famiglia ha involontariamente o meno posto sulle vostre spalle, quindi state facendo proprio un percorso di liberazione ed è per questo che adesso, dopo che Saturno era stato già un annetto in pesce, quindi vi aveva già approcciato allo studio, no? Vi aveva già avvicinato al vostro passato energetico, biologico, genetico, immobiliare, legato all'eredità e a tutte le dinamiche familiari, insomma, no? E personali, adesso che vi siete abituati, ecco, a questo transito, potete iniziare la resa, quindi a trasformarvi, a cambiarvi e quindi a riscrivere anche delle parti, a riscrivere la vostra personalità. Persona, il termine persona indica proprio maschera, quindi la personalità fondamentalmente non è altro che l'insieme delle maschere di cui noi ci
con cui noi ci proteggiamo le nostre ferite, la nostra parte più sensibile e andiamo nel mondo. Voi ovviamente avete una maschera dominante, brillante, sempre sulla prestazione, però quando magari ci sono transiti sfidanti, che fatica portare avanti sempre quel modo di fare, no? Da gladiatore, da condottiero. Quindi capire anche perché abbiamo, no? Tutti noi, capire perché voi, soprattutto in questo caso, avete determinate maschere, mi può far andare alla radice della ferita, del dolore, della questione atavica, genealogica, e risolverla, scioglierla e quindi rilassarvi. E questo significa scrivere una nuova maschera. O togliere una maschera ed andare sempre più vicino a quello che è il vostro cuore, quindi quella che è la vostra autenticità. Ed ecco che entra in ballo questo mese. Questo mese con uno stellium di pianeti in segno di fuoco nel segno dell'Ariete. Il segno dell'Ariete è un segno legato agli inizi, alle nuove primavere, è un vostro amico, quindi vi sta portando vi spinge. Questo stellium ad andare verso nuove conoscenze, nuovi orizzonti, verso una nuova fase di vita. Se ne sta concludendo una, iniziata 19 anni fa, per voi è fondamentale. Voi siete fra quelli che risentono maggiormente della chiusura di questo ciclo dei 19 anni, mentre altri segni sono alle prese col macrociclo di Saturno, del ritorno di Saturno in Pesci, quindi 30 anni, di altri. Giove in Toro o Urano in Toro, quindi 12 anni, 12 anni o addirittura 85, voi risentite tantissimo di questo ritorno dei nodi, del nodo nord sul nodo nord in Ariete, quindi della conclusione di questi 19 anni, perché l'ultimo ritorno del nodo nord in Ariete nel 2006, cioè l'inizio di questo ciclo, è iniziato proprio con Saturno nel segno del Leone. Quindi voi avete, è stata una fase di vita di 19 anni, forse la più importante della vostra vita, la più karmica, la più intensa, la più sofferta, la più sfidante, ma anche quella più ricca di grandissime soddisfazioni? Questo non lo so, ditemelo voi perché vi aspetto nei commenti per un confronto, perché questa è una cosa molto molto interessante. Da giugno 2006 ad oggi si sta concludendo, diciamo, questa fase, quindi questo mese è il mese, dato il Mercurio retrogrado in Ariete congiunto al nodo nord, è il mese della revisione, il mese più intenso della revisione, del recap di questi 19 anni, quindi ripensare, rivedere, probabilmente accadrà qualcosa, torna qualcuno, rispunta una lettera, una notizia, una comunicazione, torna un parente, affiorano ricordi, accade qualcosa che vi ricollega a quel tempo, a quegli anni, 2006, 2007, insomma. Anzi, scrivetemelo nei commenti, qual è stato l'anno in questi 19 che vi ha toccati di più, no? Che transito c'era, che cosa vi, così andiamo a guardare, che transito c'era e che cosa è stato determinante. Fatto sta che accade qualcosa in questo mese, con questo Mercurio retrogrado, per cui scoprite, sapete, capite, il perché di tante cose, vedrete la vita, vedrete questo scorrere degli anni, capirete gli eventi, capirete perché avete fatto quella scelta, perché vi siete ritrovati in questa situazione, lo capirete e quando Mercurio tornerà diretto dal 25 aprile, che non è il caso che coincida con il giorno della liberazione per tanti di noi, cioè Mercurio che torna diretto coincide con il giorno della liberazione. Non credo che sia un caso che quest'anno ci sia questa simpatica e piacevole coincidenza. Probabilmente, visto il cielo intenso, per molti di noi ci sarà una sorta di liberazione. Quindi, 23 giorni di recap dal 2 aprile al 25 aprile.
possono tornare anche degli amori, possono risolversi delle questioni di salute, potete capire il perché magari di problematiche di salute, potete scoprire di avere dei parenti, delle persone care che magari non sapevate di avere, ci possono essere tantissime cose, oppure vedere delle persone che non vedevate da tantissimo tempo. Insomma, c'è un riconnettervi a una parte più autentica di voi e quindi iniziare una nuova vita. In concreto, quando Marte entrerà in Ariete nei primi giorni di maggio, lì metterete in atto, renderete concreto quello che in questo mese di aprile vi si paventa davanti, capite, vi si crea. Quindi poi maggio sarà il mese dell'azione. Per tutta una serie di altre cose, anche per la congiunzione di Giove a Urano, vi farà capire che forse anche per voi c'è un futuro diverso, che forse le cose che fino a ieri, fino ad oggi, consideravate di vitale importanza, molto legate alla materia, a certe sicurezze, alla luce di queste nuove verità che stanno emergendo, diventeranno qualcosa che sembra un po' più passato, un po' troppo tradizionale e quindi diventerà tutta una ricerca di innovazione, di futuro, insomma. Quindi questo è un mese che vi proietta nel futuro grazie alla comprensione e alla revisione del passato. E poi, quando ci sarà la luna piena in Scorpione, il 23 aprile, entrerete in un corridoio che va dalla luna in Scorpione, che è la morte di tutte le cose, alla luna in Sagittario, che è la rinascita, quindi qualcosa verrà lasciato nel passato e, proprio a fine mese, e impiegherete insomma tutta maggio per rinascere, risorgere. Poi ve lo spoilero: quando Giove entrerà nel segno dei Gemelli, grande vostro grande amico, insomma, diventerete leader di qualche altra situazione. Quindi anche solo in senso figurato energetico, quindi anche solo modificati voi nella vostra essenza, ma insomma, sono transiti di grande guarigione, di grande trasformazione. Quindi io vi aspetto nei commenti, fatemi sapere come andrà questo mese. Tanti auguri per tutto e un grande bacio. Cari amici della Vergine, cari amici con l'ascendente Vergine, con la Luna in Vergine, benvenuti all'oroscopo di aprile 2024, benvenuti in questo mese particolarmente sfidante per quanto vi riguarda e anche però inevitabilmente di rinascita. Dal 2 al 25 aprile il vostro governatore, il pianeta Mercurio, è retrogrado nel segno dell'Ariete. Già un Mercurio che da metà marzo, è nel segno dell'Ariete, congiunto al nodo nord, cioè lo scopo di vita, quello che dobbiamo fare in questa vita, quello che è il nostro Dharma, cioè ciò a cui dobbiamo andare incontro. Già una congiunzione Mercurio-nodo con un Saturno angolare, quindi cielo di marzo, già vi ha fatto presagire, intuire delle novità. Delle novità che molto probabilmente passano per la fine di qualcosa. La fine di qualcosa è data, può essere data anche semplicemente, ma profondamente, da un atteggiamento nei confronti degli altri. Quindi è come se ci fosse bisogno dentro di voi di imparare a fare ordine nei ruoli. Quindi a non invadere, a non sostituire, a non togliere, a non mischiare, né a permettere agli altri che lo facciano con voi. Quindi vi tocca mettere, no? Non dico delle rigide etichette, perché questo è sbagliato, la rigidità va bene fino a un certo punto, ma il rigore e le regole vanno comunque applicati anche ai sentimenti, anche ai rapporti interpersonali. Voi siete venuti proprio come scopo di vita a mettere ordine nel caos, ok? Il caos che avete nel vostro lato ombra, rappresentato dal segno dei pesci, che è collegato e correlato alle maree, quindi a tutto, a una portata d'acqua, quindi di emotività, ma anche di bisogni, di vanità, in quanto il segno dei pesci è esaltazione di Venere, veramente inestimabile, no? È incontrollabile.
Voi vi siete messi sulle spalle questa grande sfida di cercare di fare ordine con qualcosa che è immenso. Come possono essere immensi i sentimenti, può essere immenso il karma familiare sul quale involontariamente lavorate, perché tutti noi siamo il prodotto del passato che c'è stato. Un passato che non vediamo, che a volte non ci viene raccontato, che ignoriamo, ma che agisce attraverso di noi. Quindi dovete cercare di mettere ordine. Probabilmente dovete mettere ordine nei comportamenti, diciamo, nelle relazioni interpersonali, matrimoniali nello specifico, matrimoniali o nelle lunghe convivenze e nel modo di gestirle. Facendo ordine nella vostra vita, cercando di fare ordine nella vostra vita, voi vedrete che involontariamente farete ordine anche nel vostro karma familiare e quindi tutto quello che voi riuscirete a, come dire, a gestire al meglio, si rifletterà sulle generazioni successive alla vostra e involontariamente, ma beneficamente anche a ritroso. Quindi, dovremmo fare un discorso del tempo, del tempo delle vite parallele, delle vite precedenti. Non lo facciamo. Sappiate che quello che riuscite a fare voi è una guarigione trasversale di cui beneficeranno tutte, diciamo, varie persone del vostro albero genealogico, mettiamola così. Quindi, perché il vostro governatore retrogrado in Ariete questo mese? Congiunto al nodo nord, perché molto probabilmente attraverso un po' di caos, un po' di maretta, qualche vicenda interpersonale, relazionale, voi rivivete qualcosa che è già presente nella vostra energia, nelle vostre memorie, nel vostro karma familiare e questa volta attraverso le vostre risorse, attraverso la vostra individualità. Quindi attraverso anche il vostro contributo, la vostra energia e la vostra forza, perché ne avete tanta, riuscirete come dire, a riscrivere delle pagine di qualcosa, di una nuova storia. Quindi a livello della vostra vita, a livello diciamo del karma familiare, lo vedrete attraverso gli altri, i vostri consanguini, se questa cosa può avere dei riflessi, ok? Ma per quanto riguarda la vostra individualità, si potrebbe iniziare a risolvere tutta proprio in questo mese, se voi agite, se voi ci mettete del vostro, se voi fate ordine, potrete vedere la risoluzione di qualcosa che intanto è iniziato circa 19 anni fa. Perché, come abbiamo detto negli altri segni, come abbiamo detto nell'introduzione, in questo mese il Mercurio in Ariete, il retrogrado sul nodo nord, sta iniziando, come dire, a fare il recap di quella che è la fine di questo ciclo dei nodi lunari. Un ciclo di nodi lunari che è iniziato a giugno 2006, che adesso arriva a conclusione, si sta compiendo, nel 2024 arriverà alla fine, ma questo è uno dei mesi del 2024 salienti della conclusione del ciclo. Perché? Perché tutto quello che è successo, quello che vi piaceva, quello che non vi piaceva, le dinamiche che all'inizio sono state vissute e volendo subite molto probabilmente, oggi, alla luce di una sapienza diversa, di una maturità diversa, di una conoscenza diversa, vengono guardate da un punto di vista diverso e quindi compreso. E quando c'è comprensione, i nodi si sciolgono. Quindi, cosa può accadere? Cosa può accadere questo mese? Che potreste avere degli haters, dei competitor, delle persone che vi sfidano, vi attaccano e questa volta voi potreste reagire o semplicemente prendere delle decisioni diverse da quello che avete fatto finora. Oppure possono capitarvi delle tentazioni, delle seduzioni. Qualcosa di magari poco chiaro, qualcosa di non ufficiale, qualcosa di clandestino.
E voi, proprio per la voglia di fare ordine, questa volta potreste resistere alla tentazione o comunque fare ordine, proprio perché siete chiamati a riscrivere delle pagine diverse, di una storia che va avanti almeno da 19 anni e che voi, e che probabilmente era impressa nel vostro karma familiare e voi vi siete trovati a ripeterla, e che adesso, compresa la matrice, può essere, come di, può iniziare a dirsi estinta. Quindi dover fare ordine nelle relazioni interpersonali, ma anche lavorative, in generale nel rispetto delle regole fra l'io e il voi, vi sarà, come dire, la dinamica che più spesso nel mese di aprile 2024 verrà a trovarvi, quindi caratterizzerà le vostre giornate. Questo significa che, alla luce di quanto abbiamo detto, cioè alla luce della necessità di fare ordine, di mettere, di applicare del rigore, di non invadere il campo altrui né di far invadere il proprio, è probabile che decidiate di definire qualcosa, di dare degli opt-out, di chiedere chiarezza, trasparenza, di concludere delle situazioni, di dire dei no. E alla luce della risposta che poi arriva, grazie a Mercurio retrogrado che dal 2 aprile al 25 aprile sarà congiunto ai nodi anche alla Venere, voi potrete, come dire, gettare le basi per un nuovo ventennio, soprattutto dal punto di vista sentimentale, che avrà delle caratteristiche e dei presupposti diversi. Quindi se adesso vi liberate di tutto quello che non è stato chiaro, di tutto quello che voi avete percepito invadente, oppure se voi avete invaso il terreno di qualcun altro, se voi vi date del rigore e cercate di assaporare cosa di assistere, di osservare con calma, come si muove l'energia e come vi sentite in questi 23 giorni di Mercurio retrogrado, possiamo dire che a fine mese, con la luna piena in Scorpione del 23 aprile, che vi sarà grande amica, per voi sarà sancita una sorta di rinascita. Quindi in questo mese vi staccate da dinamiche vecchie, anche Saturno, la congiunzione Marte-Saturno, decide proprio che è tempo di liberarsi di alcune cose che proprio energeticamente vi invischiano, vi portano giù. Voi vi liberate e iniziate a riattingere a delle risorse, a un'energia che avevate sommersa e che vedrete vi verrà, ritornerà a galla come se non fosse mai stata dimenticata. E questa energia parla della grande forza che avete voi di rinascere, la grande capacità di stare da soli nella verità, nella correttezza, nell'amore per voi stessi e iniziare veramente a gettare le basi per un futuro, per un futuro diverso. È molto probabile che per darvi la forza, no, di troncare con delle vecchie situazioni passate o dei vecchi modi di fare, abbiamo già detto poco opachi, o comunque magari invadenti, opachi, poco trasparenti o comunque invadenti, potrebbe accadere qualcosa dall'esterno che vi stimolerà, e questo potrebbe essere dato dalla congiunzione Saturno-Marte, ma anche Venere, Mercurio retrogrado e Nodo Nord, potrebbe essere dato dall'incontro o dal ritorno di qualcuno, di qualche persona a voi molto cara, qualcuno che vi piace molto, proprio dal punto di vista sentimentale o affettivo, e che potrebbe, come dire, la cui presenza potrebbe stimolarvi a fare qualcosa di diverso. Godete ancora del trigono di Giove e Urano, che adesso sono pressoché congiunti, quindi il cambiamento è assolutamente facilitato dalle stelle. E poi, vabbè, a fine maggio, il tutto in vista dell'arrivo di Giove in Gemelli di fine maggio, che porterà a catena tutta un'altra serie, proprio il riflesso delle azioni di oggi, delle pagine, delle azioni di forza, di coraggio che state facendo, che farete in questo mese, provocherà poi nei mesi successivi tante altre belle novità,
di cui adesso insomma no, non avete neanche idea. Quindi abbiate coraggio di ricominciare da voi stessi e dall'integrità. Quindi io vi mando un grande bacio, vi aspetto nei commenti perché siete tra i segni più stimolati da questi transiti. E il cielo vi protegge, siate forti e lasciate andare quello che vi invischia e che da tanto tempo ma ormai non vi dà più soddisfazioni. Buon mese di aprile. Cari amici della Bilancia, cari amici con l'ascendente Bilancia e con la Luna in Bilancia, benvenuti all'oroscopo di aprile 2024, benvenuti ad un mese che probabilmente ve ne sarete già accorti, è particolarmente dispendioso di energie, o dal punto di vista, diciamo, dell'equilibrio psicofisico, della salute, vi sentite fiacchi, oppure c'è proprio tanto, tanto da lavorare, da fare, da dire. Insomma, ci sono dei cambiamenti in atto, probabilmente questo è il mese clou nel quale dei progetti, delle svolte così lavorative, di vita personali che intravedevate già dall'anno scorso, iniziano, si stanno concretizzando. La preparazione sarà lunga, probabilmente ne avrete fino a fine mese, forse anche oltre, poi ognuno ha il suo tema natale, insomma bisognerebbe vedere dove pendono, no? Dove pende l'insieme del vostro tema natale, i pianeti, se vanno più in segni d'aria o se sono più magari in segni d'acqua, di fuoco, insomma, poi dipende dalle annate. Però è chiaro che essendo nel corridoio energetico della Luna piena in Bilancia, questo è proprio il clou, il fulcro dell'energia, qui tanta stanchezza, della novità, della transizione, del cambiamento. Avete anche uno stellium in opposizione, quindi da un lato c'è tanto lavoro da fare e da un lato voi vorreste finire quanto prima. O comunque risolvere tanto prima, riacquietarvi tanto prima. Dall'altro ci sono delle cose, purtroppo bisogna essere lucidi, bisogna essere razionali, bisogna essere consapevoli che passo un passo alla volta, ogni giorno state concludendo, cercando di concludere celebrandolo l'ultimo ventennio e soprattutto ogni scelta che fate adesso avrà un peso negli anni successivi. Quindi è un momento veramente importante, insomma. E allora bisogna essere lucidi, razionali, essere consapevoli che forse in questo momento non tutto è in regola, non avete tutte le carte, non avete tutte le approvazioni, oppure non avete semplicemente, non siete pronti psicologicamente a dare il via. Perché? Perché Mercurio è retrogrado in Ariete, nel segno opposto al vostro, quindi ci sono delle cose da chiarire, da definire, forse delle tensioni, dei battibecchi, forse sì, verificano delle dinamiche per cui magari voi siete impulsivi, mettete fretta, oppure qualcuno impulsivo con voi vi mette fretta e invece non si può tirare l'erba per farla crescere prima, cioè bisogna avere l'equilibrio di saper aspettare da ambo le parti. Quindi c'è la necessità di mantenersi lucidi, calmi, ricordarsi che c'è Mercurio retrogrado, tra l'altro si congiungerà per buona parte del mese al vostro governatore Venere, quindi è importante quello che state facendo, no? È importante per voi, per la vostra salute, per il vostro equilibrio, per la vostra soddisfazione, per le persone a cui volete bene. E quindi, fino al 25, dal 2 al 25 aprile, data questa retrogradazione, insomma, bisogna essere lucidi, calmi, non buttarsi, resistere anche alla tentazione di affrettarsi, compromettersi, dichiararsi intorno all'8 aprile, quando ci sarà la luna nuova in Ariete, che andrà quindi a sollecitare questo già presente stellium, cioè questo incontro di pianeti in Ariete, Mercurio, nodo nord e Venere, e anzi, assecondare la scia della novità, no? Di questa luna nuova dell'8 aprile e cercare di mediare, assistere, non
assistere senza identificarsi con il fuoco del momento, con l'impulsività, anche con le lotte, le sfide del momento ed arrivare incolumi ma presenti al 25 aprile. Il 25 aprile Mercurio tornerà diretto, i primi giorni ovviamente sono di incubazione. Questo significa che voi in questo mese potreste rivedere e cambiare, rivedere le vostre decisioni passate e dover ritornare sulle cose, rivederle, cambiare idea più volte. Per questo non dovete affrettarvi, non dovete esordire, ok? Ecco, per esempio, per chi come voi ha delle novità nel lavoro o deve fare deve prendere degli impegni, delle dichiarazioni, nel vostro caso cercate di, se possibile, non mettere firme e non esordire tra il 2 aprile e il 25, con Mercurio retrogrado. Se ciò non fosse possibile, vuol dire che vi troverete a rivivere, no? Nei prossimi anni qualcosa di simile. Ha delle dinamiche già passate o delle dinamiche che già fanno parte, come dire, della storia della vostra famiglia o della storia della vostra attività e voi ovviamente le cambierete in corso d'opera, no? Cioè ci metterete del vostro e le farete rivedute e corrette nel corso degli anni. Quindi non si può risolvere tutto, ecco, con un Mercurio retrogrado non si può risolvere tutto il karma di una persona e di una famiglia. Se fosse necessario, come dire, esordire, partire prima del 25 aprile, vuol dire che così per voi, per la vostra incarnazione, per la vostra mission, per la vostra crescita, c'è bisogno di ripetere qualcosa, no? Di ripetere nuovamente qualche dinamica. È un momento molto, per chi cerca l'amore. Volevo dirvi che questo è un momento molto importante, interessante anche da quel punto di vista. Possono esserci dei colpi di fulmine o comunque degli incontri assolutamente destinati che possono aiutarvi a chiudere un periodo, magari degli ultimi anni, non molto felice sentimentalmente e riaprirvi all'amore che vi accompagnerà nei prossimi anni. Quindi è probabile che si facciano degli incontri destinati. È anche probabile che ci sia come dire, la capacità, l'opportunità di recuperare un dialogo con il partner e di riuscire a risolvere e sciogliere dei nodi di dinamiche e tensioni che magari vi hanno accompagnati in una parte o in gran parte degli ultimi 19 anni. Perché, come abbiamo detto nell'introduzione, questo è un mese saliente per la chiusura del ciclo del nodo lunare nord, che si chiude questo macro ciclo che è iniziato a giugno 2006, si conclude durante tutto il 2024. L'ultimo giorno proprio di chiusura ufficiale sarà l'11 gennaio 2025, ma l'ultimo anno del ciclo è chiaro che è un recap, no? Che fa fare il punto della situazione e ci sono dei mesi più salienti di altri. Questo è un mese particolarmente importante, determinante per la chiusura del ciclo dei 29 anni, dei 19 anni e per voi che siete delle bilance, avete la luna in bilancia, l'ascendente in bilancia, quindi per voi che risentite molto dei transiti in ariete, questo mese è di particolare importanza per comprendere le sfide, le difficoltà, i nemici che avete incontrato in questi 19 anni, per capirne la natura. Probabilmente era qualcosa di karmico, qualcosa di legato alla famiglia, alla storia familiare, a qualcosa di ereditato da altri, e questo è un buon mese attraverso l'amore, la comprensione e la conoscenza per sciogliere i nodi. Quindi, un mese tumultuoso per il lavoro e per la salute. Per quanto riguarda la salute, ci sono, per il lavoro bisogna rimboccarsi le maniche e, come dire, operare l'impegno che avete preso e operare questo momento di transizione. Per la salute e per l'amore sembrano esserci delle chance importantissime, anche
Se la salute o l'amore non riguardano voi perché voi siete già a posto, possono esserci delle svolte molto interessanti per quanto riguarda persone della vostra famiglia, persone che vi sono molto care, che possono risolvere dei problemi di salute o finalmente risolvere delle questioni sentimentali. Quindi, è un mese di recap, è un mese in cui si ripercorrono delle problematiche, delle questioni, ma lo si fa per arrivarne a capo e per sciogliere il nodo che vi aveva creato dei problemi. Quindi vi ricordo sempre che Plutone, il grande trasformatore, ormai è praticamente in aspetto favorevole. È finita, siamo praticamente alla fase, alla fine, agli sgoccioli del lungo e intenso periodo di austerity che avete vissuto dal 2008 fino al 2024. Avrete solo un richiamino, ce l'avranno tutti in realtà, di Plutone in Capricorno 2 mesi in autunno, ma i prossimi 20 anni Plutone, che fa tanta paura perché è un trasformatore, perché cambia le cose nel profondo, si è messo in aspetto favorevole, quindi possiamo dire che gli ultimi periodo più intenso, impegnativo probabilmente della vostra esistenza, iniziato tra il 2006 e il 2008, si conclude in questo 2024. Cercate, ecco, in questo mese, con questo Mercurio retrogrado sui nodi, di capire il messaggio energetico, qual era la lezione, qual era l'energia da liberare per far sì che la fatica, l'impegno, le sfide, anche le mancanze e le perdite non siano andate invano. Ok? Quindi datevi tutto il tempo. Non siate precipitosi e datevi tutto il tempo affinché le cose accadano e voi comprendiate appieno i messaggi che si celano dietro ad alcuni eventi. Io vi mando un grande bacio, vi aspetto nei commenti e vi auguro un ottimo mese di aprile 2024. Cari amici dello Scorpione, cari amici con l'ascendente Scorpione e o con la Luna Scorpione, benvenuti all'oroscopo di aprile 2024, benvenuti all'undicesimo mese di Giove e Urano opposti. Ovviamente sorrido, la prendo così. La prendo alla leggera per sdrammatizzare, ma siete sottoposti all'opposizione di due big importanti, no? Planetari del sistema solare che vi stanno sfidando non poco. Questo è come dire, un mese di recap di questi 11 mesi. Tra l'altro ma voi siete nel corridoio energetico che va dalla Luna piena in Bilancia alla Luna piena in Scorpione, quindi è chiaro che siete nella fase di travaglio. No, interiore, visto che quello, diciamo, il travaglio della nascita lo avete vissuto quando fu, siete in una sorta di travaglio interiore, quindi abbastanza combattuti interiormente, psicologicamente, ma perché dopo aver combattuto e adesso siete proprio alle battaglie finali, no? Proprio alla bellissima, dopo aver combattuto contro i vostri demoni interiori, è chiaro che noi ci auspichiamo una rinascita che si compirà a fine mese o che inizierà, perché poi dipende da come ci si arriva, c'è chi è più a buon punto perché magari ha voluto lavorare dentro di sé e gettarsi, attraversare la paura e il buio per vedere cosa c'era dietro, e c'è chi invece era stanco, non si è guardato dentro, no? Non è riuscito a trovare le risorse e anche il tempo per mettersi un attimo in pace e essere onesti con se stessi. Insomma, a seconda della fase della vita in cui siete, c'è chi con la luna piena di fine aprile sboccerà in questa fase di rinascita e chi inizierà lentamente a rinascere. Quindi, no? Chi inizia e chi c'è cioè chi inizia a vedere i fiori che sbocciano e chi inizia a seminare nel terreno di un terreno ormai arato e dissossato, grazie a Urano che già dal 2018 vi sta rendendo un po', ecco, il terreno instabile, friabile, un po' paludoso.
e con Giove la cosa è diventata ancora più grande. Per chi non avesse visto il video di Giove in Toro, per gli amici dello Scorpione, nello specifico mi riferisco a Sole e Luna in Scorpione. Il discorso per l'ascendente è un po' diverso ed è migliore, è decisamente migliore perché parla assolutamente delle relazioni e dei contratti lavorativi, quindi di firme e delle relazioni. Quindi l'ascendente Scorpione era messo meglio per quanto riguarda, ecco, la lotta interiore e le sfide. Sole, Luna e Scorpione hanno avuto l'opposizione, hanno ancora, ce l'hanno da 11 mesi, l'opposizione di Giove. Adesso anche di Urano. Che cosa significa? Vengono fuori, è un periodo di sviste, di misunderstanding, di paranoie. Viene fuori tutto quello che è il vostro lato ombra, tutto vengono fuori le cose di cui avete paura. Quindi c'è sempre un invito a guardarsi dentro e a lavorare dentro di sé, perché lo scorpione spesso fugge dai propri demoni, dalle proprie paure, combattendo quelle degli altri, no? Si tiene proprio impegnato all'esterno, cercando sfide continue, nuovi stimoli, nuove passioni, proprio perché, dentro di sé ha un timore atavico dal quale spesso fugge. Però ogni 12 anni, quando arriva Giove opposto, come questo vale per tutti i segni, non è soltanto una cosa che riguarda voi, quando arriva Giove opposto accadono cose per cui ci si sente proprio bloccati e non, si può fuggire molto poco, c'è una capacità di movimento più limitata del solito e bisogna guardare in faccia queste paure. E infatti è l'anno in cui, l'anno di Giove opposto, è l'anno in cui si consiglia di non prendere stradecisioni importanti, non fare grandi svolte di vita, non fare il passo più lungo della gamba, ma anzi lavorare per sottrazione, cioè less is more, perché più sono piccoli i cambiamenti che si fanno, sono piccole le decisioni che si prendono, più gli sbagli sono riparabili, no? Quindi, perché poi dipende da come uno ci arriva, ripeto, se una persona ha preso coraggio e guardato dentro di sé, è chiaro che prende delle sviste minori, ma quando si va proprio alla cieca, magari quando si è molto giovani, no? Oppure quando si ha un orgoglio molto forte e quindi non si accettano i no della vita, è chiaro che si tende a provocare, ad osare, a fare il passo più lungo della gamba e poi, so, le cose si complicano. Questo è il penultimo mese. Da maggio Giove uscirà dall'opposizione, rimarrà sì Urano, quindi io vi volevo rassicurare, che siamo proprio alle battute finali. Avete Marte dal 23 marzo favorevole, lo avrete per tutto il mese di aprile fino ai primi giorni di maggio, quindi le intensità, probabilmente le dissonanze, i contrasti, le sofferenze di marzo in aprile dovrebbero essere decisamente minori. Arriva con Marte, con lo stellium di pianeti in pesci, ricordatevi che avete anche Saturno favorevole ed è una grande fortuna. Avere Giove opposto ma Saturno favorevole significa che avete sempre qualcuno dietro che vi copre le spalle, che riesce in qualche modo ad impedirvi di fare un danno, un passo più lungo della gamba. Quindi nell'inquietudine, nella sofferenza interiore che probabilmente c'è stata inevitabilmente, siete stati comunque protetti relativamente. Dalla sorte, l'universo ha voluto così, ha voluto mettervi un paracadute e questo è molto bello. Adesso marzo è stato combattivo, caotico, insomma, particolare. Adesso aprile avete Marte, Saturno, Nettuno ancora favorevoli, quindi avete forza, energia. Ci sono, è un periodo molto intenso, molto tumultuoso per quanto riguarda la passione, gli incontri, le svolte sentimentali, le decisioni sentimentali. Questo è un mese ad alto tasso erotico, ad alta passione, ad alta intensità.
E le stelle però, vista la retrogradazione di Mercurio, Venere, nodo nord in un segno aretino, marziano, vi chiedono probabilmente di fare delle scelte, vi chiedono di decidere da che parte stare, vi chiedono di decidere proprio da che parte stare dal punto di vista sentimentale. Vi chiedono di risolvere delle questioni che riguardano i figli e vi chiedono di fare la cosa giusta, di non essere assenti o di riparare qualora aveste fatto due pesi e due misure, perché sono cose che capitano, perché fare i genitori non è il mestiere più difficile del mondo, quindi perdonatevi, ma se potete, riparate se ci sono state delle situazioni poco chiare con i figli e un'altra cosa, scegliere che cosa volete fare da grandi, quindi che cosa, qual è la vera passione di vita che vi guida e che vi fa, che potrebbe diventare una passione che comunque rappresenta quella strada su cui volete, insomma, investire e dedicarvi. Quindi è il momento di, già da un anno, Saturno in Pesci vi sta portando a fare selezione di intenti, di passioni, è molto severo per quanto riguarda le questioni dei figli, i nodi vengono al pettine, non bisogna rispettare un certo rigore, un certo ordine. Non procedere a seconda della pancia, ecco, voi seguite molto la pancia, sia per quanto riguarda i figli, per quanto riguarda il sesso, i sentimenti, il divertimento, anche per quanto riguarda le passioni. Saturno è in un settore, è in questo settore e vi chiede rigore, quindi scelte, da fare, da portare avanti con coerenza. Questo significa che se c'è un disordine sentimentale, se c'è promiscuità sentimentale, probabilmente vi si chiede di limitare, insomma, questa dispersione di energie e di lavorare sull'affidabilità, se non di selezionare anche come vi spendete. No, perché è proprio perché il corpo è sacro, perché ci vuole un rispetto anche delle energie che profondamente si scambiano. Ripeto, con i figli bisogna essere responsabili e però imporre, voi dovete essere responsabili, ma imporre loro delle regole, delle sane regole che li aiutino nella vita. Per quanto riguarda le passioni, se si passa da una parte all'altra e si cambia di continuo, è chiaro che non si arriva mai a un punto di eccellenza e quindi bisogna essere onesti con se stessi e vedere cosa vi piace realmente fare e cosa ha anche un feedback, perché a volte uno vuole diventare qualcosa che, nonostante l'insistenza, nonostante il tempo speso, nonostante le competenze acquisite, ecco, se c'è qualche lacuna, assicuratevi di avere tutte le competenze per portare avanti un discorso, ma se avete le competenze e non c'è feedback, forse quella cosa non è per voi, quindi maturità, rigore, coerenza e responsabilità. E tutto questo vi porterà ad uscire vincenti da un anno sicuramente intenso, nel quale però lasciate alle spalle tutto quello che i demoni, i fantasmi, la paura di rivali, la paura di non avere mai l'amore tutto per voi, la paura di non riuscire ad accedere mai a quell'amore romantico che voi avete talmente, sognate talmente tanto. Avete una venerazione per un ideale speciale della coppia che voi pensate che non sia possibile su questa vita e quindi a volte la rovinate voi stessi, la situazione che si va creando proprio perché non vi fidate, avete proprio paura di essere traditi, di essere feriti, che per voi non ci sia mai quella stabilità e quell'amore sincero, la coppia, voi avete sempre paura che all'interno delle relazioni ci sia la guerra, il tradimento, la perdita, la menzogna. Il lavoro da fare è quello interiore per trovare la pace dentro di voi. Quando ci sarà pace dentro di voi, il partner che arriverà rispecchierà
quei valori, finché c'è guerra dentro di voi, quello che arriva, vi riflette quella guerra, e questo è il mese che vi fa capire tutte queste cose. Quindi con Mercurio retrogrado su Venere, sul nodo nord, si riscrivono tante storie, state chiudendo il ciclo degli ultimi 19 anni, anche sentimentalmente parlando, anche proprio a livello di benessere, amore, salute. Accadono cose, scoprite cose, ci sono dei ritorni, degli incontri che vi fanno anche riguardare agli ultimi anni, insomma, a questi 19 anni con un occhio diverso, vi arriva una comprensione diversa e forse inizia quella pace interiore di cui stavamo parlando poco fa, che vi deve portare lontano. Sappiate che avete altri 2 anni di Saturno a favore, quindi se portate avanti questo discorso che vi ho fatto di maturità, coerenza, responsabilità nei settori che vi ho indicato, sarà inevitabile, riscuotere dei grandi successi. Quindi fatemi sapere nei commenti come vanno le cose e un grandissimo in bocca al lupo per questo mese così intenso per voi. Cari amici del Sagittario, cari amici con l'ascendente Sagittario o con la Luna in Sagittario, benvenuti all'oroscopo di aprile 2024. Questo per voi è un mese intenso per quanto riguarda le radici, la casa, gli immobili, c'è molto tumulto, c'è molta energia, diciamo che la parte maggiore delle vostre giornate, della vostra attenzione, delle vostre emozioni, delle vostre preoccupazioni, del vostro tempo è dedicata proprio alla fase legata alla famiglia, alle radici, alla location. Quindi c'è chi sta pensando di trasferirsi. C'è chi sta prendendo proprio la residenza da un'altra parte, la cittadinanza da un'altra parte, può trattarsi di spostamenti piccoli, quindi all'interno di una provincia o di una regione, ma comunque probabilmente sempre di location, o anche ad ampio raggio, quindi c'è anche chi va più lontano, quindi si sposta di regione fuori regione o addirittura fuori nazione, addirittura oltreoceano. Fatto sta che c'è una grande emotività, state facendo un tuffo nei ricordi, nel passato, vi state staccando progressivamente già dalla luna che c'è stata in pesci di febbraio, dalla luna nuova, vi state staccando progressivamente da qualcosa. Vi state, tutto questo vi fa sentire proprio la nostalgia del passato, lo scorrere del tempo, vi sta facendo guardare dentro, emergono delle maree, nostalgia, maree proprio emotive, nostalgia, tristezza, ricordi, anche mancanze, anche mancanze. Anche malessere, insomma, le emozioni quando andiamo a metterle, affondiamo le mani nelle radici, nei ricordi, quando ci stacchiamo da qualcosa, emerge anche la tristezza. E questo è inevitabile e bisogna fare un po' i conti. Sono delle fasi della vita in cui bisogna fare i conti con il tempo che passa, con il tempo che passa, con la vita che scorre, con il fatto di diventare grandi. Parallelamente a questo, però, non è che sia, come dire, il vostro mondo, la vostra energia, il vostro universo sia fermo. In realtà, mentre si conclude qualcosa o mentre voi vi preparate a lasciare andare qualcosa, ecco che si scrive parallelamente una nuova pagina di vita fatta di tanta fortuna, fatta di amore, fatta di creatività, di nuove prospettive e di nuovi inizi, perché questo mese di aprile è fatto proprio dell'alternanza di queste due fasi. Mentre qualcosa volge al termine, qualcosa proprio per essere in linea con l'energia primaverile, nasce, risorge, ritorna, rifiorisce e quindi riprende nuova vita. E c'è lo stellium, infatti, di pianeti in Ariete, c'è il Sole in Ariete, c'è la Luna nuova in Ariete dell'8, c'è il nodo nord, c'è Mercurio retrogrado, c'è Venere, c'è la congiunzione di Venere in Ariete, quindi c'è un poderoso team
di pianeti in segno di fuoco, che è un vostro grandissimo amico che vi sta traghettando verso una nuova vita. Questo significa per alcuni di voi che state mettendo su famiglia, se avete il progetto di avere dei figli, questo è un momento in cui si può piantare un seme, insomma, ci sono i presupposti. Chi non ha ancora una famiglia, no? Una famiglia tutta sua, da creare, in realtà in questo mese, con questi transiti interessanti, potrebbe incontrare qualcuno con cui mettere su famiglia. E possono esserci, anche per quanto riguarda i sentimenti, dei ritorni. Possono esserci dei ritorni, persone che ritornano rinnovate, con cui avevate un'intesa, un feeling sentimentale, e potete recuperarlo. Oppure ci sono degli amori che vivono una seconda stagione, una seconda fase di verifica, e poi, insomma, a fine mese, quando Mercurio sarà tornato diretto, perché questo mese dal 2 al 25 avremo 23 giorni di retrogradazione, in cui, insomma, si fa un recap degli ultimi 19 anni e anche, insomma, delle ultime vicende, anche sentimentali e familiari, alla fine del mese possibilmente trarrete le vostre conclusioni e prenderete delle decisioni. Perché? Perché poi a fine mese ci sarà la luna piena in Scorpione, e Marte entrerà nell'amico segno dell'Ariete. Sarà lì che tutte le decisioni prese, tutti i recap fatti in questo mese diventeranno azione pura, quindi voi avrete una nuova grinta e, diciamolo anche, un Marte a favore è qualcuno che vi aiuta. Quando si ha Marte a favore è qualcuno che vi aiuta, che vi offre un'opportunità, una spalla, un sostegno economico, quello di cui avete bisogno, oltre che indicare degli incontri sentimentali che da magari epistolari, uso un termine desueto, epistolari, che magari da comunicativi, quindi via social, possono trasformarsi in incontri veri e propri. Quindi Marte a favore, poi da maggio, ve lo spoilero, sarà intensità, fisicità, incontri, movimento, presenza e anche aiuti e persone che tornano a darvi una mano se in questo momento qualcuno si era dovuto eclissare per doveri vari. Quindi vi state preparando per qualcosa che finisce, c'è cioè qualcosa che inizia, e vi state preparando a concludere quest'ultimo periodo del ciclo di 19 anni dei nodi lunari, e state riguardando quindi questo ventennio, quasi questo ventennio di vita, con occhi diversi probabilmente, quindi arriveranno anche per voi delle scoperte, delle novità, delle comunicazioni, delle intuizioni, semplicemente una maturazione, quindi un nuovo punto di vista, semplicemente adesso che non c'è più qualcuno che magari faceva ostacolo o che vi proteggeva o che vi trasmetteva una visione delle cose diversa da quella che poi potreste avere voi adesso, ora riuscite a guardare la situazione, il passato, le vicende, con un punto di vista appunto rinnovato, magari più autentico, più appartenente a voi, quindi state riscrivendo una pagina della vostra personalità, state abbandonando delle maschere, dei modi di fare che non vi appartengono più, che fanno parte di un passato, di un karma familiare, di una famiglia, di un luogo di origine, e quindi state veramente, qualsiasi sia la vostra età, rinascendo a nuova vita. Questo mese è un mese per cui, come diciamo sempre quando c'è Mercurio retrogrado, se si può attendere a dare inizio a qualcosa, ma se si può aspettare il 25 aprile, quindi di assistere a tutti gli eventi, no? Assistere, far sì che le cose facciano il loro corso, è meglio. Ma se alcuni Sagittario, ascendente Sagittario, luna in Sagittario, sono spinti all'azione, ricevono delle proposte, devono prendere delle decisioni impellenti a cui realmente non si può dire di no, non si possono far attendere, se in cuor vostro quella è la scelta giusta,
Procedete perché, come ho già detto nell'introduzione, questo non è un Mercurio eccessivamente fuorviante, ingannevole come quelli che ci sono stati, come Mercurio retrogradi dell'ultimo anno e mezzo circa. Quindi non ci sono opposizioni, non ci sono cantonate primordiali. È sempre un tempo in cui la mente va al passato, è sempre un tempo di recap e quindi sarebbe meglio attendere, però non si prendono grandissime cantonate e cercate semplicemente di contenere l'impulsività, insomma, ecco, non dire subito sì, non dire subito no, lasciatevi del tempo, proprio perché quando i pianeti hanno questo moto apparente, il tempo un po' rallenta, proprio per darci il tempo di assaporare un nuovo gusto o di sollevare un velo dalla realtà. Quindi, Mercurio retrogrado, iniziare qualcosa con Mercurio retrogrado e non poterne farne a meno significa che siete chiamati a rifare un'esperienza, o a fare un'esperienza ripetendo probabilmente delle dinamiche, delle cose che vi portate dietro già da un po', che magari fanno parte della vostra storia personale, del karma familiare, che quindi devono essere rivissute per l'ennesima volta, sicuramente con un occhio diverso, con una maturità diversa, però vi ci dovete ritrovare ancora. Ma come dire, in fondo è impensabile pensare che con un Mercurio retrogrado si riesca a pulire tutta la nostra vita, qualcosa in cui dobbiamo ripassarci sopra. C'è sempre qualche sentiero da ripercorrere, c'è sempre. Ovviamente questa volta avrete un velo in meno, un velo davanti agli occhi in meno, sarete molto più lucidi. A proposito di lucidità, spoilero tutti i Sagittario, non gli ascendente, ma chi ha i luminari, soprattutto in prima decade, i luminari sono Sole e Luna, che questo è l'ultimo mese di Giove in Toro, il prossimo da fine maggio avrete Giove opposto in Gemelli. Quindi se proprio fremete, dovete prendere delle decisioni, fare delle cose, fatelo in questi 2 mesi. Poi è consigliabile avere un periodo di fermo, avere un periodo di fermo, perché con Giove opposto qualche fregatura dietro l'angolo c'è sempre. Quindi possono arrivare nuovi amori, possono tornare amori che veramente non pensavate in questi 19 anni di vedere ancora. State cambiando casa, vi state trasferendo, state vendendo, state affittando, avete traslocato, avete cambiato residenza, vi state liberando di fardelli oppure avete trovato qualcuno con cui fare famiglia. Insomma, scelte di vita e svolte di vita importanti, state diventando grandi. E soprattutto l'amore, proprio l'amore sentimentale, l'amore sensuale, l'amore fisico che arrivano nella vostra vita vi aiutano anche a ridare un giusto equilibrio alle amicizie, a riequilibrare quanto avete dato agli amici e a riprendere qualcosa per voi. Quindi fatemi sapere nei commenti come vanno le cose, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, che possiate godere al meglio di questo mese così intenso e raccontatemi quali sono queste cose che stanno volgendo al termine. Un bacio grande. Cari amici del Capricorno e cari amici con l'ascendente Capricorno o con la Luna in Capricorno, benvenuti al mese di aprile 2024, un mese in cui avete diversi pianeti a favore, c'è un poderoso stellium di Saturno, Nettuno e Marte in Pesci che vi porta a vivere un periodo abbastanza intenso. Per quanto riguarda i viaggi, vi state spostando molto più spesso, viaggi piccoli, viaggi lunghi, sia per piacere, per motivi di piacere, sia per motivi di lavoro, ed è durante questi viaggi che si possono fare anche degli incontri molto molto interessanti. Sembra che questo mese, con questa luna in bilancia, luna piena in bilancia, siamo nel corridoio energetico che va dalla luna in bilancia. Luna piena in bilancia di fine marzo alla luna piena in scorpione di fine aprile. E
c'è un alto potenziale di vedere soddisfatte le vostre aspettative sentimentali, perché si sa che il Capricorno ha delle ambizioni sentimentali sottaciute, ma non da poco, perché è molto ambizioso per quanto riguarda le relazioni. Il partner ideale è un eletto che va, come dire, che va individuato e selezionato a seconda di determinati criteri. E questo mese, insomma, sembra essere un mese abbastanza interessante e positivo da questo punto di vista, in quanto questa bella luna piena è anche il corridoio energetico nel quale siamo, quindi in questa scia che indica che ogni giorno è buono. A partire dal 25 marzo c'è questa luna piena, dicevo, in bilancia, trigono a Plutone. In acquario, questo significa che vi liberate da vecchie scorie, da vecchi ricordi, da vecchie relazioni, da qualcuno che non c'è più, da vecchie ferite guarite, e sembra che si riapra un panorama, un orizzonte, insomma, tutta una serie di prospettive altamente, come si dice, soddisfacenti. Non è escluso, visto il momento di recap, visto il periodo di Mercurio retrogrado, che per gran parte del mese, dal 2 al 25 aprile, sarà retrogrado, non escluso che tra queste questioni, come dire, sentimentali, in questo panorama di nuove possibilità, insomma, in questo panorama positivo di spostamenti, di viaggi, di gite, di incontri, per alcuni di voi anche di intenso studio e di intensa frequentazione di luoghi di studio, non possa rispuntare qualcuno del passato che con rinnovata veste, insomma, vi rinnovi la sua disponibilità, giurando e assicurando di essere cambiato, o senza dirlo, ma lasciando intuire, insomma, dei presupposti diversi, e quindi non è escluso un ritorno anche insospettabile. Infatti, questi 2 mesi, aprile e maggio 2024, sono gli ultimi del favorevolissimo, spero per voi, transito di Giove in Toro. Nello specifico, questo mese e il prossimo, Giove e Urano in Toro si congiungono, quindi colpi di fulmine, fortuna, fortuna. Qui si ritorna a consigliarvi di tentare la fortuna. Questi sono 2 periodi in cui, questi sono 2 mesi in cui, giocando responsabilmente, si può provare a tentare la fortuna. Responsabilmente, perché se è destino accade, se non viene destinato, se non è destinato a voi, non dilapidate un patrimonio, perché la fortuna che vi arriverà potrebbe essere sotto altra forma. Anche si possono sistemare delle cose che riguardano i figli si possono innamorare, possono liberarsi da un rapporto che magari a voi non piaceva, possono andare a convivere, possono dare luogo e sfogo e trovare delle interessanti opportunità per esprimere una loro passione, una loro vena creativa. Possono essere loro i destinatari della grande fortuna che sembra esserci in questo mese. Oppure, se avete già un partner e non aspettate di cambiarlo, come dire, anche se ciò non esclude che possiate essere molto molto corteggiati, anche se avete un partner, non è escluso che la fortuna possa riguardarlo e possa venire da lui. Quindi è un momento assolutamente generoso, il cielo è veramente quasi perfetto. Quasi perfetto, perché Saturno, Nettuno, Marte giocano in squadra positivamente con Giove e Urano, praticamente 3/4 del cielo sono a favore. Quello che questo cielo, questi incontri, queste novità, questa abbondanza, questi coronamenti potranno portare è di cambiare gli equilibri in famiglia. Cioè di cambiare le carte in tavola in famiglia e di farvi prendere delle
delle decisioni. Se un figlio va a convivere, è chiaro che esce da casa. Se un figlio si libera da un amore tossico, magari torna a casa. È lì, è proprio nel settore famiglia, nel settore immobiliare, nel settore luogo di origine che ci sono, che ritornano delle dinamiche, delle situazioni legate agli affetti, ai figli, agli amori, che erano già sorte in passato, che probabilmente hanno caratterizzato più volte gli ultimi 19 anni, perché come abbiamo detto nell'introduzione, nel 2024 si conclude il ciclo dei nodi lunari iniziato a giugno 2026. La parte proprio l'ultimo giorno definitivo per cui il ciclo dei nodi lunari si conclude è a gennaio 2025, ma nell'anno diciamo conclusivo, che è fondamentalmente da gennaio 2024 a gennaio 2025, si fa una sorta di le stelle, i transiti, l'universo ci permettono di fare una sorta di recap, come quando si fanno gli esami di stato, dove si fa un po' una verifica, un ripasso di tutto quello che la persona ha appreso negli anni precedenti, no? Questo mese, visti i pianeti in Ariete, visto lo stellium in Ariete con Mercurio retrogrado, che proprio ha il sapore del recap sul nodo nord che va a concludersi, no? Che va a compiere il suo transito, è uno dei mesi, del 2024 più intensi, più determinanti proprio per chiudere il ciclo, per concluderlo. E in che modo? Quello che è avvenuto in questi 19 anni non possiamo cambiarlo, perché è avvenuto su questo piano di frequenza e su questa realtà, ma le vicende, le notizie, le informazioni, i nuovi punti di vista, una nuova mentalità, che abbiamo sviluppato adesso ci possono aiutare a guardare agli eventi, a guardare a questo ciclo, questo ventennio di vita con occhi diversi e anche a recepire un messaggio. Quindi, ovvio che il mese è appena iniziato, ovvio che Mercurio ha 23 giorni per essere retrogrado, si congiungerà a Venere, al nodo nord, quindi come dicevo, possono tornare amori, possono tornare dinamiche sentimentali, si possono scoprire o capire cose che riguardano o i nostri partner, magari anche quelli passati, o anche le persone a cui vogliamo bene, l'affetto. Si possono risolvere o scoprire delle questioni anche legate alla salute è legata proprio alla famiglia, alle radici, a quello che di genetico è arrivato a voi e al perché, no? Se c'è, visto che stiamo parlando di pianeti in Ariete, sono pianeti marziani e quindi probabilmente se c'è un trauma, se ci sono degli incidenti, se ci sono delle tensioni, delle liti dietro a delle cose, no? Sapete, riscoprire il proprio albero genealogico ci aiuta a capire molte cose di noi, perché noi siamo assolutamente il frutto di un passato ed è importante conoscerlo, comprenderlo, vederlo, non ignorare le parti che non ci piacciono, ma sapere che fanno parte di noi ed integrarle. Quindi è un lavoro di rielaborazione che richiede sicuramente un punto di vista diverso. Se noi guardassimo alle cose allo stesso modo, se noi non escludessimo quello che non ci piace, se noi non volessimo vedere quello che non ci conviene, rimarremmo bene o male lì. E siccome o si evolve o si involve, non si rimane, la fregatura è che non si rimane fermi, quindi non si può neanche dire sto con questi pochi guai, insomma conviene, come dire, farsi scendere nel cuore quello che deve scendere e cercare, grazie a questa Venere, che seppur in Ariete, quindi un po' troppo combattiva, grazie a questa Venere che si congiunge a Mercurio, al nodo nord, cercare di portare la pace laddove c'è stata la guerra. Ecco. Questo è probabilmente lo scopo di tutto di questo mese, no? Di questo recap, cercare di portare la pace, di portarsi nel cuore quello che aveva in passato probabilmente creato tensioni e lotte. E tutto il resto tecnicamente dovrebbe fiorire. Chi cerca l'amore, come dicevamo, lo avrà. Ci sono anche degli sbocchi lavorativi
interessanti. C'è anche la fioritura, il coronamento di qualcosa di molto interessante dal punto di vista delle aspirazioni, che non sono soltanto quelle sentimentali, ma anche professionali, perché il cielo è proprio buono, è proprio soddisfacente. E poi, insomma, gli esiti di questo potenziale, no, di prospettive che si sta stagliando nel cielo per voi, si vedrà fra un paio di mesi. Quindi è un grande fermento. Non so quanti di voi stanno per avere o lo hanno già ricevuto un trasferimento proprio di posto di lavoro, oltre che di location, che potrebbe portare anche ad uscire di casa e, insomma, allontanarsi un attimo. È un grande periodo di studio, di verifiche anche dal punto di vista dello studio. Chi può programmare a chi ha delle verifiche le faccia e vada serenamente incontro a dei successi quasi garantiti, ragazzi, perché ci sono bei transiti. Chi può programmarsi le verifiche lo faccia entro i primi giorni di maggio, perché poi Marte in Ariete, quando Marte entra in Ariete a maggio, insomma nella prima settimana di maggio, avrete probabilmente meno tempo da dedicare e meno energia probabilmente da dedicare a queste verifiche. Quindi fatemi sapere come vanno le cose, un grande in bocca al lupo per tutto, cercate di accogliere e di godere questa grande fortuna e vi aspetto nei commenti. Cari amici dell'Acquario, cari amici con l'ascendente Acquario, cari amici con la Luna in Acquario, benvenuti all'oroscopo di aprile 2024, benvenuti ad un mese particolarmente intenso. Sorrido perché ho visto che volete a tutti i costi qualcosa, ho visto che state combattendo per guadagnarvi qualcosa, per conquistare, c'è qualcosa che vi state tenendo stretto, che volete, ecco, mantenere o raggiungere a tutti i costi, no? Quindi c'è un grande impegno psico-emotivo, proprio di risorse, di seduzione, di veramente di reale seduzione e nutrimento di qualcosa, qualcosa che può essere di qualsiasi natura, è qualcosa a cui tenete, è qualcosa che voi avete creato, generato e che nutrite. Può essere una relazione, può essere un team, può essere un progetto, può essere un lavoro, possono essere un progetto che magari avete con i figli, cioè, insomma, un sostegno che state dando a qualcuno. È un momento intenso, state attraversando un momento di vita intenso che vi coinvolge veramente tantissimo a livello emotivo. Voi che siete sempre così lucidi, no? Anche analitici nelle situazioni, poco emotivi sicuramente, adesso vi state proprio, state combattendo con tutti voi stessi, con tutta la vostra essenza, per questa cosa. E nel frattempo, visto lo stellium positivo di pianeti in Ariete, tra cui Nodo Nord, Mercurio che è retrogrado, Venere, la Luna nuova dell'8 aprile, e diciamo che gli interlocutori, le persone con cui parlate, anche al fine di, come dire, di nutrire, di raggiungere questo obiettivo, le persone con cui parlate, le notizie, i viaggi che fate, gli incontri, quello che arriva a voi, le competenze che arrivano a voi, le risposte, le lettere, i telegrammi, le email, tutto quello che vi arriva sembra essere molto positivo. Sembra essere molto positivo, ma vi chiede di rivedere delle cose dette, degli accordi fatti in passato, anche dei rapporti intercorsi, degli studi, quindi anche delle competenze fatti, diciamo, nell'ultimo ventennio, che forse devono essere integrati, o forse devono essere rispolverati e celebrati, o forse dovete, per portare avanti questa cosa, parlare con qualcuno, che sia un fratello, una sorella, un cugino, dei compagni di studio, forse dovete addirittura, non lo so, frequentare un corso. Insomma, c'è movimento,
C'è un grandissimo movimento. Questa cosa si può declinare in vari modi. C'è chi appunto deve recuperare delle competenze, chi si torna all'università, chi riprende il diploma, chi lo rispolvera per farci qualcosa, chi fa un corso, chi per un periodo fa un lavoro per cui si sposta o sente persone nuove. Insomma, è un momento molto primaverile, molto frizzante, molto brioso, cioè questo stellium in pianeti, in Ariete è un grandissimo amico dell'acquario, dei vostri valori acquario, e poi compie, si forma meravigliosamente un sestile, cioè un ottimo aspetto tra questi pianeti in Ariete e il Plutone in acquario che voi avete già accolto da gennaio per la seconda volta nel vostro segno, un Plutone in acquario che si prepara a rimanere stabile per circa 20 anni e che inevitabilmente vi farà bruciare del karma, cioè vi porterà ad una conoscenza più profonda di voi e ad una trasformazione proprio delle parti più superficiali. Quando ci sono dei pianeti favorevoli, molto favorevoli, che aiutano Plutone, la trasformazione avviene in maniera veloce, facile, abbastanza piacevole, facilitata, naturale, leggera, cioè come sentirsi, abbiate fiducia nella vita, perché è come sentirsi trasportati dal flow, proprio si arriva da una tappa all'altra in una maniera veramente come sul tappeto di Aladino, no? Proprio trasportati dall'energia. Poi quando c'è, anche perché tutta l'energia che voi state impiegando, no? Tutta la lotta, poi si riverbera, si riversa su quello che voi state diventando. Quindi tutto l'impegno psico-emotivo che voi mettete per nutrire questa cosa, per ottenere questa cosa che voi volete a tutti i costi, vi sta inevitabilmente facendo trasformare e cambiare. No? E diventare anche più profondi. Quindi le notizie, le conoscenze, le acquisizioni, le competenze che vi arrivano vi stanno proprio aiutando a crescere, a trasformarvi e quindi a trovare la linfa e il nutrimento per andare a fortificare e ottenere questa cosa, no? In cui vi state impegnando tanto. Ora, Mercurio è retrogrado. Questa è l'unica, come dire, l'unica cosa no? Da sottolineare in questo momento. Mercurio è favorevole, ma è retrogrado. Si sta congiungendo al nodo nord. Questo significa che in questo anno di recap, nell'ultimo anno del ciclo lunare di 20 anni, iniziato nel 2006, in questo anno di recap, questo è un mese molto intenso anche per voi, per il rapporto con i cugini, per il rapporto con i fratelli. Per lo studio, per la conoscenza, anche per come volete presentarvi al mondo in una veste che è in continua evoluzione e che può rinnovarsi anche adesso. È anche un momento di recap. Perché quello che vi arriva, le notizie, i ragionamenti, le competenze, vi aiutano a guardare agli ultimi 20 anni con occhi nuovi, con occhi diversi, con una consapevolezza diversa. Affinché ciò accada, siccome non abbiamo proprio la memoria di Pico della Mirandola, alcune cose vi sorgeranno spontanee, cioè alcuni collegamenti vi verranno naturali, alcune cose vi verranno, non so, vi spunteranno fra le mani, vi torneranno fra le mani, altre torneranno proprio a voi, con persone che tornano dal passato, amori che ritornano, dinamiche che si ripresentano, viaggi in luoghi che non vedevate da tanto tempo. È tutto un rimescolare per concludere con la massima comprensione gli ultimi 20 anni di vita, perché i nodi lunari poi questo fanno, no? E quindi c'è anche, come dire, visto che sono pianeti in Ariete, visto che Mercurio è in Ariete, visto che Venere è in Ariete, si fanno incontri. Arrivano proposte, c'è da impegnarsi, c'è da fare nuovi accordi, c'è da prendere nuove decisioni. C'è Mercurio retrogrado, cioè il momento è molto impulsivo, molto scoppiettante, quindi vi verrebbe, e lo farete sicuramente,
Vi verrebbe da fermare subito, da dare la vostra parola, sì, questo è così, adesso di dare promesse, no? Anche di mettere firme. Ecco, se potete, l'unico consiglio che le stelle si sentono, come dire, di darvi in questo momento è quello di aspettare ad impegnarvi in maniera, come dire, anche a inaugurare, a esordire, a debuttare, aspettare dopo il 25 aprile, quando Mercurio tornerà diretto. Ora, come ho già detto nell'introduzione, come ho già ricordato ad altri segni, questo non è un Mercurio particolarmente fuorviante, questo è un Mercurio buono. Questo è un Mercurio buono perché non riceve dissonanze, quindi se doveste prendere delle decisioni, mettere delle firme, non potete aspettare fine mese, cosa che capita sempre nella vita perché non si può fermare il mondo quando c'è Mercurio retrogrado, fatelo. L'importante è che voi siate sicuri, cioè non vi lasciate bloccare da questo transito. Se voi in cuor vostro siete sicuri, fatelo. Questo significa che su questa cosa dovevate riproporre le solite dinamiche. Cioè una cosa che inizia con Mercurio retrogrado è qualcosa che inizia con un'energia di recap. Quindi è una cosa che vi porta a rivivere in qualche modo una dinamica passata, una dinamica che magari fa parte del vostro karma familiare e ovviamente questa volta, grazie al trigono di Plutone, ci sarà un esito, una trasformazione, un comportamento completamente diversi. Quindi chi proprio non può attendere il 25 aprile vuol dire che dovrà ripetere qualcosa per scioglierla meglio, anche perché, come dicevo per gli altri segni, non è possibile con un transito di Mercurio retrogrado risolvere tutto il karma della nostra vita, quindi qualcosa che ci capita e che dobbiamo fare, rifare per forza con gli stessi presupposti o allo stesso modo, inevitabilmente c'è e ci sarà per tutta la vita, insomma, non ci possiamo prendere in giro e pensare di risolvere con la bacchetta magica tutto il karma di un'anima di secoli e poi del karma familiare che è ancora più tangibile e poderoso. Quindi quello che va assolutamente fatto, fatelo. Se potete aspettare e lasciarvi il tempo di rielaborare tutte le vicende che accadranno, concedetevelo, anche se sono piene di molto veloci, quindi sarà difficile tenervi fermi, concedetevelo. Dopo il 25 aprile la musica cambierà, Mercurio torna diretto il 25, non è che il 26, c'è sempre un tempo di assestamento, voglio dire. I primi di maggio vi spoilerò che ci sarà Marte in Ariete, quindi forse quando i primi di maggio Marte entrerà nel segno dell'Ariete, proprio l'energia sarà dirompente e lì, se siete riusciti ad aspettare, agirete, partirete, vi impegnerete, vi dichiarerete, vi unirete in questo incontro. Quello che volevo dirvi è che tornano gli amori anche del passato, non so se ve l'ho detto nel frattempo, se sono stata chiara, se ho sottolineato bene questa cosa, tornano anche degli incontri del passato, degli amori del passato. Se non sono facce e volti conosciuti, ritornano, diciamo, delle dinamiche sentimentali, che era con delle tipologie di persone o in una maniera che avevate già vissuto e qui il libero arbitrio vi lascerà decidere se rigettarvi, ributtarvi a capofitto in questo tipo di passione. O se magari, se avete pensato che in passato era tossica, questa tipologia, questa dinamica, magari ecco scansarla, riuscire a scansarla. Quindi è anche un confronto con voi stessi per vedere quanto siete cambiati, quanto siete maturati, quante lezioni dalla vita avete accolto in questi 19 anni. Parallelamente a questa maturazione, a queste notizie che arrivano, sappiate che ci sono gli ultimi 2 mesi di Giove in Toro congiunto ad Urano, quindi anche dal punto di vista delle radici della famiglia, di cose che stanno finendo per dare vita a una nuova esistenza, anche insomma, questi sono i mesi più intensi, quindi arriva tanta energia e dovrete gestire il nuovo e il vecchio in una maniera pressoché
armonica. Quindi diciamo che i prossimi 2 mesi, ma questo qui nello specifico, sembrano un corso accelerato di vita, però è un corso che vi darà tantissime, tantissime soddisfazioni e che io credo vi toglierà da un impasse, da una pesantezza che insomma negli ultimi anni insomma, avete avvertito. Quindi l'augurio che vi faccio, oltre a cercare di godere al meglio di questo mese così intenso, è di recuperare quella leggerezza a voi così cara. Fatemi sapere nei commenti come vanno le cose. Un grandissimo bacio e in bocca al lupo per tutto. Cari amici dei pesci, cari amici con l'ascendente pesce e con la luna in pesci, benvenuti al mese di all'oroscopo di aprile 2024. E benvenuti ad un mese particolarmente intenso per quanto vi riguarda, di decisioni, di forza, di controllo, di crescita, di lasciare andare, di assumersi le responsabilità. Veramente un mese catartico, fatemi sapere nei commenti se questa cosa vi si sta manifestando. Forse uno dei mesi più intensi, dei periodi più intensi da quando Saturno, in marzo 2023, ha fatto l'ingresso nel vostro segno. Perché dico ciò? Uno, perché venite dal corridoio energetico della Luna piena in Vergine opposta a Saturno che c'è stato da febbraio a fine marzo. Adesso siete entrati in un altro corridoio energetico, che è quello della luna piena in bilancia, che poi finirà il 23 aprile con la luna piena in scorpione. Quindi vediamo di fare un recap. Voi sapete che, se non lo sapete, ve lo ricordo io, quando Saturno ogni 30 anni arriva su un segno zodiacale, innanzitutto fa un recap macro degli ultimi 30 anni, quindi non vi stupite se magari ritornano delle cose legate alla prima metà degli anni 90, al periodo fra tipo il 93 e il 96, per tenerci larghi, perché poi Saturno fa sempre qualche retrogradazione all'inizio e alla fine, no? Quindi è un periodo che richiede anche una grande maturazione, se può riportare delle cose accadute all'epoca per vedere se oggi le riaffrontate in maniera diversa. E sono sempre, insomma, cose abbastanza impegnative, magari sono cose che riguardano i genitori, cose che riguardano la famiglia, la storia della famiglia, perché Saturno è il signore del tempo, della maturità, e quindi indica anche le generazioni che ci hanno preceduto, il karma familiare, tutto quello che non hanno compreso gli altri, o che non sono riusciti, no, a vedere, accogliere ed integrare gli altri, e adesso tocca a voi, ok? Questo capita a tutti, in questo momento tocca a chi ha il sole o la luna in pesci. Il discorso invece per quanto riguarda l'ascendente pesci è un discorso legato proprio al personaggio pubblico, quindi questo mese è intenso perché il vostro personaggio, quindi il vostro ruolo pubblico, sta assumendo, ha tanta di quella forza, tante di quelle responsabilità, di quel dovere sulle spalle da, come dire, cambiare status, trasformarsi. Di solito con un Saturno, Nettuno, Marte sulle spalle, o ci si sposa, o si va in pensione, o si viene proclamare, magari si vincono le elezioni, cioè si assume un ruolo a volte anche istituzionale. Questo ovviamente è rapportato al destino della persona, all'ambizione di ciascun singolo individuo e al percorso di ciascun individuo. Non siamo tutti destinati a grandi cariche, però quello che si mette molto in gioco può avere delle risposte molto grandi. La persona che si mantiene nel suo e non si espone tanto avrà probabilmente, no, delle consacrazioni diverse. Fatto sta che per l'ascendente pesci questo è un momento in cui, proprio con Marte, è arrivato il momento in cui quella preparazione di Saturno adesso vi sta facendo assumere una discreta o grande responsabilità che è pubblica, che è il vostro status, mentre per quanto riguarda la Luna, vi faccio questo esempio per farvi capire la differenza fra pubblico e privato.
La luna è qualcosa di intimo, rappresenta le emozioni. Se io sono innamorata di una persona che non posso avere, luna in pesci che fa sempre amare chi non c'è, chi sta male, chi non può, quindi gli assenti, se io sono innamorata di una persona e la relazione non è ufficiale, se arrivano Saturno e Marte, quella persona magari si allontana o quella persona magari tra noi accadono delle cose importanti, anche belle, questo dipende no? Da quanto è reale il sentimento che lega le persone, far finire una storia con Saturno o farla consacrare. Ma se io ho una relazione che non è resa pubblica, o una relazione che nel posto in cui vivo non è nota perché magari la persona è fuori, questa cosa, se riguarda, se Saturno e Marte mi transitano sulla Luna, può riguardare, per quanto mi sbalordisca, per quanto mi tocchi emotivamente, potrebbe riguardare veramente solo me e pochissimi altri. Quindi, nel corso della mia vita, questo periodo può essere ricordato come una pietra miliare di grande gioia o magari di distacco e quindi un po' di sofferenza, ma non riguarda la mia persona a 360 gradi. Questo dipende anche poi dalla posizione della Luna, perché se la Luna è dominante nel tema natale, magari diventate famosi, no? Indica la popolarità e quindi quando ci passa Saturno questa popolarità si concretizza. Quindi, che significa? Significa che è un momento importantissimo, è un momento di esiti importanti, che si raccoglie quello che si semina. È un momento in cui si chiude un ciclo iniziato 30 anni fa. Quindi l'individuo che ha dei valori importanti in pesci, sole, luna, ascendente, è chiamato a maturare, è chiamato a crescere ed è chiamato a prendersi la responsabilità sulle spalle delle proprie azioni e delle proprie intenzioni e sentimenti. A volte ci piace quello che abbiamo seminato e a volte no. Diciamo che il transito, la congiunzione di Saturno, la congiunzione è neutra, è neutrale, perché ci riporta esattamente quello che ci spetta, mentre un trigono solitamente è un aiuto, un sestile è un aiuto a consolidarsi, un'opposizione è una mancanza, è una privazione. La congiunzione è neutra, quindi come dire, vi porta a fare un'autovalutazione a seconda degli avvenimenti e degli eventi che si creano intorno a voi con Saturno, avrete, no, il polso della situazione, di quanto magari se avete sognato troppo, se avete sperato troppo e concretizzato poco, questa è una delle dinamiche che si possono verificare, se c'è stata reale generosità, se c'è stata dispersione. Se quello in cui avete investito era reale o era soltanto illusione, e attenti anche alle forme di alienazione. Se si fugge davanti alla realtà, cosa che nel segno dei pesci che rincorre il sogno, no? E i piaceri, il sentimento, quindi la vita reale a volte appare come volgare, c'è un po' il rifiuto delle sfere più basse della vita, no? E in genere i pesci, o la luna in pesci, sono molto sofisticati, anche ambiziosi, però se un po' di responsabilità per chi si incarna su questa terra, un po' insomma le mani, bisogna sporcarsele. Se ci si è, come dire, se siete fuggiti di fronte a certe responsabilità, alla realtà, se vi siete autoingannati, autoillusi, che quell'amore era vero, che quella cosa era così, allora questo è un mese in cui non bastava Saturno che fa la selezione, si aggiunge Marte. Marte è l'energia, Marte è la sfida che si concretizza, è la lotta che si compie. A onor del vero siete molto fortunati e qualsiasi sia la sfida, come dire, la capacità di vittoria e di recupero sono piuttosto alte, perché neanche a farla apposta questo transito intenso si compie mentre Giove e Urano
offrono un sestile ai pianeti in pesci, di conseguenza c'è l'opportunità, c'è la fortuna, c'è l'aiuto, c'è la trasformazione della cosa, diciamo, sfidante in cosa bella e quindi c'è un. Come dire, da un distacco, da una rottura, da una presa di posizione, da una responsabilità che vi arriva sulle spalle, c'è un onore, c'è un potenziale onore, c'è una potenziale fortuna. È come chi non risica non rosica, come diceva una persona a me cara, senza sacrificio non si arriva da nessuna parte. Ecco, questo è un mese nel quale voi potete dimostrare quanta forza avete perché ne avete immensa, quante risorse avete perché le avete infinite, inestimabili, insondabili ed oceaniche, tirar fuori tutte le vostre risorse, applicarle però nella vita reale, quindi avere anche il coraggio e gli occhi di guardare la realtà intorno a voi per quella che è, perché la realtà è lo specchio della nostra interiorità. Quindi mettere mano a quello che bisogna cambiare, che non può più andare avanti così, Marte vi dà questa energia, sestile a Giove, a Urano, ed ecco che può uscire un capolavoro. Se non vi si presenta una problematica, ma è questo periodo così intenso, è una grossa occasione di lavoro, cioè state lavorando a qualcosa di grosso che poi vi offrirà un debutto, una nuova prospettiva. Cioè, se ci sono cose che bollono in pentola, sappiate che questo mese dovete lavorare sicuramente, no? Cioè, impegnatevi tantissimo perché avrete tanto. Avrete veramente tanto perché Giove e Urano vi sostengono e vi e creeranno un ponte grazie a questo impegno che vi porterà sicuramente lontano a partire dal prossimo mese. Quindi mettetecela tutta. Un unico appunto è che c'è Mercurio retrogrado sul nodo nord, quindi quello che accade questo mese vi aiuterà a fare un recap degli ultimi 19 anni perché stiamo andando verso la conclusione del nodo lunare, no? Del ciclo dei nodi lunari che dura circa 20 anni. Questo è un mese molto intenso nel quale avete per l'ennesima volta la possibilità di capire le sfide, soprattutto quelle sentimentali e la capacità di staccarsi magari dai piaceri, da qualche dipendenza, da qualcosa. Questa è l'ennesima occasione che avete di capire che cosa si nasconde dietro queste mancanze, dietro queste sfide che vi capitano di continuo e magari guarire gli ultimi 20 anni perché li guardate con un occhio diverso. Quindi quel Mercurio retrogrado, lasciatelo agire. Cercate di, se possibile, di non prendere posizione subito, di non dichiararvi subito. Aspettate che gli eventi si compiano. Aspettate che dal passato ritorni chiunque, perché dovrebbero arrivare tantissime cose, alcune anche proprio da lontano, dal 2000, dal 2005, dal 2006, dal 2007. Vediamo, fatemelo sapere nei commenti quello che arriva. Lasciate che le cose si compiano e pronunciatevi dopo, magari a fine aprile, ai primi di maggio. Chi invece non può aspettare, allora sappia che anche questa volta si deve quella dinamica che andate a rivivere, perché non era possibile, come dire, attendere un mese, vuol dire che andava rivissuta un'altra volta, vuol dire che questo sentiero andava ripercorso, però questa volta voi siete diversi e quindi farete le cose in maniera diversa e avrete una lettura degli eventi e delle sfide in maniera diversa. Fondamentalmente in questo mese avete la possibilità di capire chi siete veramente e che cosa volete veramente al di là delle illusioni e dei piaceri, no? Delle illusioni dell'ego e dei piaceri. Quindi avete l'opportunità di contattare in qualche modo la vostra unicità e il vostro cuore. Riconnettersi al cuore è la chiave della felicità. Quindi è un grande mese. Spero che questi suggerimenti siano. Spero di essere riuscita a darvi questi suggerimenti in una maniera tale per cui non dico ciascuno di voi, ma il numero maggiore di persone riesca a prendere il proprio.
proprio messaggio e a contestualizzarlo nella propria realtà. Vi aspetto nei commenti, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, sappiate che siete protetti, che avete tantissima forza e quindi vi auguro un fantastico e, come dire, fortunato e rigenerante aprile 2024. Per tutti quanti i segni, io vi ringrazio per essere stati con me anche questa volta. Questo mese in ritardo è stato di 2 giorni, aprile, siamo usciti ad aprile, in tarda serata di aprile, il 2 aprile. L'anno prossimo andrà, il mese prossimo andrà meglio e grazie per essere stati con me e per avermi atteso. Un bacio grande e buon mese a tutti.